Buonasera, benvenuti a Grifo Stadium. Saluto e ringrazio il direttore tecnico della CIP Perugia Calcio, Roberto Goretti. Buonasera, direttore. Buonasera. Grazie di averci raggiunto in un momento delicatissimo per il Perugia, ad un passo dalla zona playoff. Ci attendono tre gare decisive della stagione. Stefano De Francesco, ciao Stefano. Buonasera a tutti. Più tardi la pagella di Spezia Perugia. Naturalmente non poteva mancare Paola Costantini, ciao Paola. Ciao Giulio, buonasera a tutti. Eccola qui, Claudio Giulietti, vecchia guardia. Ciao, buonasera. Ciao Claudio. Segue il Perugia ormai da tanti anni, in casa e in trasferta, Andrea Franceschini di Umbria Radio. Giulio, buonasera a tutti. Ed eccolo qui il protagonista delle dirette su TAF Channel, programma di grande successo anche quest'anno, rivisitato in alcuni particolari, Luca Rutili. Buonasera a tutti. Radio Onda Libera, Giulio. Voce straconosciuta in Umbria, non solo, e naturalmente ci tiene compagnia e ci vediamo ormai a distanza, ogni tanto ci ritroviamo insieme. Caro Luca, grazie di averci raggiunto, perché questa è una puntata importante. Abbiamo la possibilità con Roberto Goretti di fare il punto della situazione. Perugia, che dicevo prima, è a ridosso della zona playoff, qui si tratta di un punto appena di distanza dalle prime otto. Perugia che è rinato negli ultimi minuti di La Spezia dopo una gara non facile, giocata male dalla squadra di Nesta. E vado subito da Roberto Goretti, tralasciando per un attimo, poi torniamo sui contenuti del match del picco di La Spezia. Spesso te l'ho fatta questa domanda, tu mi hai sempre detto no, il valore della squadra riflette la classifica. A questo punto, in questo momento della stagione, è questo il valore del Perugia? Dico sempre diversamente, dico la classifica riflette il la classifica, scusami, si riflette, ecco, quindi sempre è giusto così, per forza, bisogna accettarlo, è sempre giusto così. È giusto così, è giusto però parlare anche di un Perugia quest'anno costruito con una filosofia molto chiara, cioè il famoso concetto di ripartire da zero, tenendo conto delle tante difficoltà affrontate, di questa scelta coraggiosa di azzerare e ripartire da capo. Roberto Goretti è soddisfatto dell'andamento di questa squadra? Sì, del percorso sicuramente sì, poi chiaramente in quest'ultimo periodo non si può essere completamente soddisfatti, no? Nelle ultime partite, un po' l'ultima prestazione che penso, per come ragiono io, quando 9-10 giocatori non riescono ad entrare bene in partita, non riescono a interpretarla bene, non... penso sempre che non si può prendere in giudicare e considerare molto quella partita. Io tendo generalmente a strasciare tutto e cestinare in questi casi. Comunque alla fine è arrivato un punto che è veramente molto importante. Io credo che quella di Spezia, lo dico adesso, poi penso, non so se ne parleremo ancora, ma io andrei avanti e non ne parlerei più. Penso che insieme a quella di Carpi sia stata la peggior prestazione, no, del Perugia. Con Luca Rutili, 4 punti in 2 prestazioni non buone. Tante volte bisogna prendere e pensare. Tante volte abbiamo fatto ottime partite e abbiamo portato 0 punti. Purtroppo quest'anno il campo, soprattutto in questo giro di ritorno, non rispecchia i punti delle partite, non rispecchiano molto quello che dice il campo, purtroppo. E questo è un problema grande della squadra. Allora, questo è un altro concetto che vorrei analizzare e approfondire con Roberto Goretti questa sera. Vado da Paola Costantini. Primo giro di considerazioni veloce, ce ne saranno tante di considerazioni, tante domande. Paola, partiamo. Domanda velocissima che, guarda, si ricollega perfettamente con le prime affermazioni proprio di Roberto Goretti. Qual è proprio la sconfitta che non avrebbe voluto subire quest'anno? No, io non ne voglio subire nessuna di sconfitta. Io... Ma pensando proprio anche alle prestazioni, no, del Perugia, perché soprattutto nella prima parte l'abbiamo visto veramente giocare bene e raccogliere, come si diceva prima, magari 0 punti. Ma io credo che ci sono state delle partite in casa nel giorno di ritorno che non le dovevamo perdere. Non le dovevamo perdere per impegno, per qualità del gioco anche espresso, e quindi sicuramente una delle partite in casa perse nel giorno di ritorno. Anche perché chiaramente perdendo in casa mina quella che è la fiducia, no? Mina le certezze che si sono costruite, si sono rafforzate durante la stagione.
e quindi questo è un po' un problema. Anche perché poi mercoledì si rigioca, certo, al Curi, no? Quindi, sì, ecco, cioè, allora veniamo poi a un tasto purtroppo dolente di questo girone d'andata, perché il rendimento del Curi è stato nettamente al di sotto delle aspettative, ma Roberto Goretti è preoccupato da questo, da quest'ansia che abbiamo riscontrato al picco di La Spezia, cioè sembrava che la squadra fosse assalita da una sorta di tensione, di paura di sbagliare per la prima volta, Roberto, perché in effetti questa squadra ha sempre giocato in maniera serena, al di là poi di quelli che sono i limiti, i difetti, ma anche i pregi del gruppo che avete costruito. Ma non saprei che dirti su Spezia, secondo me siamo entrati proprio male a livello mentale, quindi non credo che ci sia stata paura, ma innanzitutto avevamo di fronte una squadra forte, una squadra ben allenata, ben preparata, che probabilmente in quella partita ci ha messo in difficoltà anche un po' tatticamente, e quindi io credo che non sia stato questo il problema. Io penso comunque che per giocare a calcio non devi avere paura, non ti devi preoccupare, devi giocare, devi avere la forza mentale di entrare in campo con determinazione. Io dico sempre che le partite le devi godere perché giocare partite, soprattutto quelle che contano, quelle importanti, dà un'adrenalina, dà una carica, un'energia importante. Bisogna aggredirle, bisogna giocarle, non bisogna mai subirle, perché chi le subisce, se in una squadra ce ne sono 7-8 che le subiscono, le partite non si possono mai vincere. Luca Rutili sabato hai detto una cosa importante, la stessa cosa. E soprattutto analizzare il contenuto della prestazione diventa davvero relativo. A 3 giornate alla fine bisogna prendere più punti possibili, quindi pensare, guardare avanti, anche perché mercoledì si torna già in campo. Che cosa ti senti di chiedere a un direttore tecnico che ogni anno ci regala intuizioni di alto profilo, a dispetto di quelle che sono le risorse che molte volte il presidente Santopadre ha chiarito anche con i suoi interventi? Su questo non ci sono dubbi. Un inciso: il concetto che ho espresso era lo stesso proprio di Roberto. Una partita talmente sbagliata, quella di La Spezia, che diventava quasi superfluo, no? Sottolineare il solito errore difensivo. Insomma, siamo alla 35esima giornata. 3 giornate al termine della stagione regolare, conviene guardare avanti, anche perché domani è in sostanza oggi, con la sfida contro il Cittadella che pesa tantissimo. Un giudizio sulla stagione del Perugia: intanto è ancora prematuro perché manca la coda finale del campionato e naturalmente anche quella dei playoff, come ci auguriamo tutti. Secondo me risulta difficile ad oggi poi dare un giudizio, una valutazione unica su questo Perugia, perché ha fatto un distinguo fondamentale, partendo proprio da quello che dicevi in apertura con Goretti, l'anno zero. Cioè, se ci basiamo su quello che è stato fatto e soprattutto sul percorso di crescita di questa squadra in così poco tempo, secondo me è stato fatto un lavoro straordinario, lo dico senza mezzi termini, per quanto riguarda la crescita. Poi è chiaro, partendo da zero ci sono anche delle incognite che abbiamo visto durante questo percorso, sono venute fuori. Peccato che poi se andiamo ad analizzare gli errori o le cose che non sono andate bene, ci ritroviamo sempre a commentare più o meno le stesse cose, come il povero Onesta al termine di ogni partita dove qualcosa non è andato. Io aspetterei ancora un po' per dare un giudizio e fare una valutazione complessiva su questa stagione. È stato fatto, secondo me, però un buonissimo lavoro. Magari ne parleremo più tardi. Per quanto mi riguarda, ho la sensazione che forse quest'anno, per quello che ci sta dimostrando il campionato, con un maggiore sforzo, un piccolo sforzo in più, probabilmente le cose sarebbero andate ancora in maniera migliore. Ma questa è un'idea mia. E magari con un pizzico di fortuna in più in serie di mercato, quando Goretti aveva già in pugno Martella. Poi lì si tratta di risorse che hanno altri club. Ci ritorneremo anche con la scheda di Nicola Agostini. Gli sforzi societari sono stati fatti in base a quelle che erano le possibilità, vero direttore? Ma io credo che il Perugia ha avuto un percorso in questi anni, e io credo che fa e continua a fare sempre il passo per quello che è la lunghezza della sua gamba, insomma. Un passo che comunque è cresciuto nel tempo, è cresciuto anche grazie, insomma, a una serie di investimenti da una parte, una serie di vendite, di cessioni di calciatori, quindi siamo partiti con un budget e pian piano siamo cresciuti, e adesso
abbiamo, credo che abbiamo un buon budget, se fosse diciamo all'interno di quello che era il campionato di Serie B di 4-5 anni fa, ma purtroppo soprattutto in questo ultimo anno la media delle squadre si è alzata moltissimo, quindi chiaramente anche la concorrenza e a volte la difficoltà di riuscire ad arrivare a certi obiettivi. Tra poco le riflessioni con Luca Agostini, quindi con Nicola Agostini, qualche altra naturalmente considerazione da fare proprio sul budget della società. Andiamo da Stefano De Francesco, poi chiaramente inseriamo Claudio Giulietti e Andrea Franceschini. Stefano. Io credo che noi dobbiamo partire da un presupposto importante, che è quello che ogni anno, da quando Roberto ha assunto in capo praticamente la guida tecnica e di costruzione della squadra, la squadra è stata fatta con un certo tipo di criterio, cercando una tipologia di giocatori di un certo tipo, e questo comunque sia ci ha dato dei risultati che possiamo senza dubbio dire soddisfacenti. Probabilmente le difficoltà a cui si rifaceva Roberto ora, ed è anche una domanda in questo senso, maggiore difficoltà di poter prendere dei giocatori per la maggiore concorrenza che si inizia a verificare, ci ha portato quest'anno, a differenza degli altri anni, ad arrivare un pochettino a ridosso dell'inizio del campionato per la costruzione della rosa. Non so se sia dovuto a questa maggiore concorrenza oppure ad altri fattori, a scelte, ad attese che ci possono stare in un mercato. Ma anche a partenze che sono state ritardate, immagino, no? Di alcuni giocatori che sono andati via. Questa è la prima cosa. Al di là di quello, sono d'accordo con quello che diceva prima anche Luca. Comunque la stagione è una stagione positiva. Il vero peccato è che però in queste ultime domeniche si sono persi parecchi treni, perché abbiamo fatto solo 2 punti nelle ultime 5 partite e abbiamo fatto rientrare una squadra che secondo me in questo momento, anche in virtù del calendario, potrebbe essere la più pericolosa, che è la Cremonese, perché da questo punto di vista a mio parere lo Spezia ha un calendario veramente brutto, perché deve fare 2 trasferte, Palermo e Lecce, che sicuramente non saranno facili tenuto conto che si stanno giocando praticamente la promozione diretta. La Cremonese è una squadra che, se guardate i risultati nelle ultime partite, ha messo una marcia completamente differente. E in questo senso una valutazione della seconda domanda a Roberto, come dire, quale delle squadre che ci sono in questo momento lui ritiene più pericolosa per l'accesso ai play-off? Perché siamo proprio lì tutti quanti in 2 punti. Ma come hai detto te, la Cremonese nelle ultime 8 partite ha fatto 5 vittorie e 3 pareggi, quindi è in grandissima ascesa, sta bene fisicamente. Ha avuto quel pizzico di fortuna in 2 o 3 partite che chiaramente... Che non guasta. Non guasta assolutamente, anzi dà quell'entusiasmo, quella fiducia, perché poi se andiamo a vedere come ha vinto con il Benevento 6-7 partite fa non se lo ricorda nessuno, ma ha vinto in maniera molto rocambolesca, quindi quello però fa classifica, fa punti, che è la cosa più importante. E adesso, vista anche l'ultima partita che abbiamo al Curi, Perugia-Cremonese, sicuramente secondo me quella sarà la partita decisiva di tutto il nostro campionato. Arrivano già tanti messaggi al 347-84-13-069, sia SMS che WhatsApp. Vado da Claudio Giulietti e Andrea Franceschini. Claudio, allora, tue prime curiosità. Oggi abbiamo Roberto Goretti. Che, inizia insomma, con allora, prepari, mettiamoci seduti. Fotografare la stagione del Perugia. Abbiamo un dato statistico. Il picco della Spezia è stato sempre in campo molto, molto ostile. Non abbiamo mai vinto. Mai vinto. Nel 66-67, mi ricordo benissimo, pareggiamo 0-0 perché la settimana seguente feci la mia prima trasferta, 23 aprile del 67 a Siena. Noi non abbiamo mai vinto alla Spezia, quindi in campo tradizionalmente ostile. Quindi già per le statistiche un punto ostile. Di platino, figuriamoci per com'è andata. Come? Le ultime 4 le avevamo perse. Siamo tornati in Serie B. Abbiamo sempre perso. Quindi anche quando vincemmo quell'anno il campionato, che nel 66-67 fummo promossi per la prima volta in Serie B a girone unico con Mazzetti e Spagnoli, quindi in campo. Detto questo, perché è importante, perché
anche la statistica è una cosa importante. Per quanto riguarda il campionato, devo dire che 7 sconfitte casalinghe comunque hanno alla fine stanno incidendo anche nel percorso della classifica. Tu vuoi dire un dato che fa male anche per l'ambiente? Cioè, no, che fa male per l'ambiente, fa male innanzitutto per la classifica, questo è chiaro. E poi chiaramente mette in evidenza alcune carenze strutturali, secondo me, che sono quelle della fase difensiva. Allora, abbiamo qui la fortuna di avere Roberto. Io vorrei fare due domande. Certo. La prima è che questa... forse ci si aspettava qualcosa di più all'inizio, qualche giocatore un pochino più affidabile sulla fase difensiva, perché come tifoso credo che singolarmente i giocatori in difesa siano giocatori di buon livello. Vuol dire, insomma, se siamo però, al di sotto delle aspettative però, per i giocatori che sono stati presi. Stiamo commettendo dei errori difensivi se, in maniera continuativa, sì, non è seriale, che a un certo punto mettono in discussione anche una fase difensiva che qualche volta non convince. Questa è la prima domanda. La seconda, vedremo ancora Roberto Goretti qui il prossimo anno con noi? Sì. No, perché tanto se no... La seconda domanda che ce l'avevo, aspettavamo le 10:30, dico facciamo una noi arrivare. Tutti i messaggi che stanno arrivando sono soprattutto no, perché sennò domani arrivare lentamente. No, perché se no andiamo a casa, dormire. È andata la mazzata proprio. Comunque sennò credo tifosi, che sì, sia importante no, per la piazza. Perché se no domani la seconda per Roberto Grossa. Si scherza, ma assolutamente. Allora, partiamo dalla prima, dai. Che se ne è scordata, Goretti, la prima. Io discorso difensore. Ho mancato, rispondo a una risposta a Stefano, quella del mercato. Sì, perché all'ultimo? Perché sono no, dinamiche purtroppo che porta il calciomercato per come è lungo, per come viene gestito soprattutto dalla società di Serie A, porta purtroppo a sistemare gli organici di Serie B in particolare nell'ultima settimana. Se vuoi prendere un altro tipo di giocatori lo riesci a prendere anche prima, però soprattutto in quest'anno il ragionamento è stato: c'è da soffrire altri 15 giorni, 20 giorni, ma poi il giocatore ce l'hai per 10 mesi. Questa è un po' il ragionamento. È vero che purtroppo l'allenatore non ha potuto lavorare sul blocco squadra all'inizio, ma però avete più giocatori di proprietà, io credo, questo risultato, no? Credo sì, un po' è questo, ma soprattutto per giocatori come Verre, come Gabriel, come tanti giocatori che scendevano dalla Serie A, li riesce a fare l'operazione soltanto certo, all'ultimo. Purtroppo questo secondo me è un è una mancanza, no? Ma è una mancanza dovuta a come viene strutturato il calciomercato, certo, perché il calciomercato a mio avviso dovrebbe finire una settimana dopo che le squadre sono partite per il ritiro, una roba del genere. Se noi vogliamo come succedeva una volta, se noi vogliamo fare una cosa, io dico fatta per bene, ma una cosa per permettere a un allenatore, a una società poi di avere un percorso insieme dei 25 giocatori della rosa, questo viene molto più facile nella Serie A, nelle prime divisioni europee, perché purtroppo quando uno pensa alla Serie B deve pensare come un campionato di passaggio, perché da sopra ne salgono 4, ne scendono 4, ne salgono 3, ne scendono 3, quindi ogni anno un terzo del campionato è completamente, stavolta è completamente cambiato e cambiano gli equilibri, ogni anno bisogna un po' rivalutare tutto quanto, poi cambiano con forze economiche completamente diverse, che come sapete bene chi scende dalla serie A ha un potenziale troppo sbilanciato, no? Forse uno scenderà con 10 milioni di euro in tasca. E chi sale dalla Serie B, dalla Serie C ultimamente, 25. Sono società che spendono e investono per anni in maniera importante e salgono con forze economiche veramente importanti, almeno questo è successo negli ultimi 2-3 anni, sì, si è sempre verificato questo, e quindi arrivano, cioè una squadra che ora pensa che il prossimo anno farà il campionato di Serie B guarda già la potenzialità di quelle che hanno vinto o stanno vincendo il campionato, perché arrivano altri avversari, altri competitor molto, che possono essere molto fastidiosi. La difesa
Individualmente, purtroppo nel girone d'andata in particolare, ma anche all'inizio del girone di ritorno, l'ultima partita fa parte anche di questo gruppo, ci sono stati errori individuali quasi clamorosi, no? per giocatori di Serie B, errori individuali seriali veramente, e questo è stato diciamo un po' uno degli aspetti che ci ha più penalizzato in questo campionato. Ma bisogna capire da dove vengono i gol, come vengono, come non vengono, oltre agli errori in generale. Io credo che prima parlavamo di percorso, no? Ne parlavate voi, ne parlavo anche io. Io credo che il percorso di quest'anno è stato innanzitutto molto diverso rispetto a quello degli altri anni. Adesso io faccio un po' di confusione per dire le cose magari. Allora, torno ancora un po' ancora indietro, cioè il Perugia vince il campionato di Serie C, fa il primo anno di Serie B, tenendo 5-6 giocatori della squadra precedente, scelta mia, scelta del presidente, scelta dell'allenatore. Il nostro modo di giocare in Serie C era un modo tecnico, quindi ci servivano valori per vincere la Serie C, per fare un buon campionato serviva un valore tecnico medio-alto, se non alto, per la Serie C, ma un tasso medio-alto tecnico in Serie C non è la stessa cosa in Serie B. Se l'allenatore è lo stesso e vuol fare più o meno un gioco molto simile, bisogna alzare il livello tecnico, altrimenti non vale. Cioè non si può riuscire. Quell'anno vince il Frosinone insieme a noi, arriva secondo con una squadra di una fisicità pazzesca, fisicità che tra la Serie C e la Serie B non ha un livello molto ma molto diverso. Il Frosinone tiene in blocco quella squadra, aggiunge e continuano anche loro a fare ottimi campionati. Finisce, diciamo, quella che era stata, no? il percorso con Andrea, con Camplone, e praticamente lì c'è un anno zero, perché di quella squadra viene, diciamo, radicalmente cambiato, sbaraccato un po' tutto, perché era fatta da tantissimi prestiti, e da lì si inizia in pratica il primo anno zero. Bisoli allenatore, varie vicissitudini, e quindi diciamo che questa stagione, se la posso paragonare alle 5, è un po' vivere quella stagione. In quella stagione fu molto difficile, perché il percorso tecnico cambiava rapidamente e le scelte erano a volte non di facile lettura. Quest'anno, d'accordo con l'allenatore, no? All'inizio si è scelto di fare un percorso, di fare una campagna acquisti su un certo tipo di modo di giocare, che nelle prime giornate non riusciva, non veniva. E io dico che il nostro percorso è stato importante in questa stagione, perché dalla fine di una partita a Cosenza, se non sbaglio, Cosenza-Perugia, l'allenatore, che in settimana aveva già provato a cambiare qualcosa, decide di cambiare e da lì inizia veramente un'altra strada. Diciamo, c'è un allenatore che indirizza, che dà un indirizzo tecnico, che poi la società segue. La società lo segue nel... parte che segue chiaramente il modo di lavorare quotidiano e giornaliero, ma su questo indirizzo tecnico cambia ruoli alcuni giocatori, più importante penso che è stato quello di Valerio, di Verre, e prendiamo una strada. In questa strada vediamo che il Perugia in possesso palla ha una qualità di gioco molto importante, è difficile per le altre squadre capire quello che fa il Perugia in possesso palla, perché sembra che fa un po' più o meno le stesse cose, ma sentendo anche quelli che sono, come gli altri, preparano la partita, no? Sul nostro modo di giocare, è molto difficile per le altre squadre affrontare il Perugia in campo quando noi abbiamo il pallone. È difficile perché il Perugia gioca, muove, si sposta a seconda come gli altri ci affrontano, e quindi chiaramente è difficile, perché è il contrario di quello che può avvenire magari normalmente. Che succede? Che in questo percorso sicuramente c'è ancora qualcosa che non va, perché molti gol subiti, io non voglio parlare di singoli errori difensivi, io voglio parlare di molti gol subiti, perché la squadra forse, a mio avviso, se io devo guardare le ultime partite con le due squadre che probabilmente vinceranno il campionato, con Brescia e Lecce che abbiamo giocato in casa, io credo che il secondo tempo di Perugia-Brescia sia forse il miglior tempo giocato dal Perugia in questo campionato, e nonostante questo, dominio totale della partita, gol sbagliati, sbagliamo tecnicamente un passaggio, due passaggi in verticale, gol, partita finita. Con il Lecce io credo che il Perugia abbia giocato una partita alla pari, se
guardavamo ai punti, probabilmente avrebbe dovuto vincere il Perugia. In soprattutto realtà, per la prima mezz'ora. In realtà ha vinto il Lecce. E quindi io dico che manca poco. Brescia e Lecce ci hanno dimostrato più compattezza nella distanza, dovuta magari alla distanza dei reparti, ma io credo che il Perugia sia molto lontano in classifica da queste squadre, ma sul campo molto vicino, e mancano degli accorgimenti che sono vero determinanti, ma che non sono impossibili da raggiungere. Errori individuali della difesa, qualcuno può aver, diciamo, non voglio dire fatto male, ma guidato oppure dato meno spessore, più che altro, a mio avviso. Abbiamo preso tanti gol, nelle ultime due stagioni abbiamo preso tanti gol, l'anno scorso al girone d'andata è stato quasi un disastro, poi al girone di ritorno facemmo molto bene, e a livello numerico di gol subiti, e anche quest'anno non bene. Per i primi tre anni di Serie B siamo stati la quarta miglior difesa del campionato, sempre subendo 40 gol in tutto il campionato, chiaramente con 22 squadre. Quest'anno subiamo quasi un gol e mezzo a partita, prendiamo, che è veramente tanto, è veramente tanto. E io credo che... E io se fossi un difensore mi sarei incacchiato da morire, ma in generale mi sarei incacchiato con il centrocampo, mi sarei incacchiato con l'attacco, perché abbiamo subito molti gol da fuori, siamo la squadra che prende gol da una distanza media, la massima della Serie B, quasi da 11 metri. Perché? Perché quando ci difendiamo i centrocampisti probabilmente non accorciano bene su chi tira in porta. Quindi tradotto il soldo non è un fatto di prestazioni individuali, nelle palle inattive, gli ultimi tre gol che abbiamo subito su palla inattiva, c'è un errore di Sadik, c'è un errore di Han, c'è un errore di Vido, quindi difendiamo, cari attaccanti, difendiamo tutti, non difende soltanto i quattro difensori, si difende tutti. E quindi credo che sia una cosa che, come ha detto il mister, può essere una cosa genetica di squadra, ma io credo che oltre alla genetica bisogna pensare alla squadra, perché si fa squadra perché anche 10 giocatori non di livello straordinario, se fanno squadra, più squadra, riescono a difendere meglio. Lo dimostra il Lecce di Liverani, questo concetto, no? E io credo, no? Che lo dimostra, certo, e io sì. Credo che, insomma, che questo sia l'aspetto che il Perugia, tutto il Perugia deve migliorare. Sì, Roberto, va bene, però sulle palline inattive forse qualcosa avrei visto. Sì, ma lui dice... No, io capisco, sono d'accordissimo, indubbiamente però sui calci di punizione e calcio d'angolo è un altro punto. Ma comunque appunto, credo che quello che ha detto... Poi parlo da Andrea Franceschini, naturalmente, quello che ha detto Roberto è molto importante, relativo alla fase di non possesso, cioè i nostri centrocampisti in qualità si esprimono molto, in quantità fanno un pochettino più fatica, che poi fra parentesi è una cosa che abbiamo sollevato in parecchie occasioni, perché... Per caratteristiche tecniche, quelli sono giocatori. Quello che ti danno delle volte non te lo ritrovi invece in fase di non possesso, e questo probabilmente è il limite più grande di questa squadra. Ma indubbiamente. È la forza quando abbiamo la palla. Abbiamo limiti, abbiamo tutto, però io credo che abbiamo le capacità e le possibilità di migliorare. È vero che mancano solo tre partite, ma a volte i percorsi sono strani, a volte la squadra in un click si mentalizza in una certa maniera, e non disprezzo per questo il pareggio di Spezia, perché nel pareggio di Spezia la squadra c'è stata, è stata lì, ha sofferto, ha lottato per tenere in bilico una partita, per tenere viva una partita, ha lottato soltanto difendendosi, perché nel primo tempo praticamente non abbiamo mai espresso il nostro modo di giocare, no? E quindi si è trovata e si è adattata, dico anche finalmente, a un altro tipo di... Questa analisi tattica molto ragionata, sviluppata in tutti i dettagli, meglio di così non si poteva avere, a parte di Roberto Goretti, al quale fatto per non rispondere alla seconda domanda. Stavo arrivando alla seconda, poi andiamo da Andrea. Tanto ci vuole l'acqua. Se deve dissetare. O qualcosa di più forte per rispondere a questa domanda. Questa era la tattica di Goretti, dice adesso di farlo 10 minuti di scritto la seconda domanda. I messaggi da casa sono tutti sul futuro di Roberto Goretti. In fondo, lui che è l'uomo mercato del Perugia,
ha dimostrato di fare insomma operazioni molto complicate e ci è sempre riuscito, perché insomma le ultime scoperte degli ultimi anni gli danno ragione, ma non perché qui, l'abbiamo sempre detto, diventa pure lui un dirigente desiderato da molti club, anche di Serie A. Immagino che questo faccia piacere. Roberto Goretti, da ex giocatore del Perugia, da perugino, tifoso del Perugia, adesso pilastro della dirigenza del Perugia, che pensa in questa... Prima, vabbè, chiaramente adesso si pensa all'obiettivo finale, però un po' scuotono queste no. voci? No, assolutamente no, anche perché un po' so come funzionano le dinamiche, quindi le voci non contano niente fondamentalmente. Quello che dico è che io sono, hai detto bene, sono perugino, ho l'onore per me, no, di ricoprire una carica importante all'interno della società, che è della, non la voglio chiamare della società, ma della squadra che ho tifato da quando ero bambino. E come penso tutti, no, nella vita hanno dei sogni, no, degli obiettivi da raggiungere, delle cose a cui tengono più di altre. E per me raggiungere, non lo so come, forse, diciamo, ma diciamo no, non lo so come, diciamo che non è facile, ma raggiungere la Serie A col Perugia penso che non tanto professionalmente, ma proprio per il proseguo della mia vita, diciamo, è un po' il mio primo obiettivo, quindi vedremo quello che succederà, vedremo quello che sarà, no, nella prossima stagione, ma io credo che più che il futuro mio bisogna pensare sempre al futuro del Perugia. Il futuro del Perugia è determinante. Io credo che, prima ho parlato di una progressione, no, che è stata fatta in questi anni nel Perugia, e bisogna continuarla. Questa è la cosa importante, bisogna continuare, perché il Perugia deve crescere, perché il Perugia a mio avviso sviluppa il 30-40% di quelle che sono le sue potenzialità reali. E quindi bisogna continuare a pensare a crescere nella qualità delle persone che lavorano nel Perugia, in tutti i settori, in tutti gli aspetti. Bisogna far crescere ogni settore, bisogna preparare la società, vinca o non vinca il campionato di Serie B, ad arrivare il più in alto possibile per il maggior tempo possibile. Insomma, possiamo dire, se Roberto Goretti deve lasciare il Perugia, lo vuole lasciare in Serie A. Possiamo sintetizzarla così? Questa è... Però quando dici vedremo, ha un sapore particolare, vedremo quello che succederà. Vedremo, perché io penso che in questo maggio, giugno, luglio, la società del Perugia... No, possono succedere tante cose. La società del Perugia deve dare dei segnali. Se abbiamo detto che questo era l'anno zero, e ci vuole l'anno uno, e poi ci vuole l'anno due, bisogna cominciare a costruire dal settore giovanile, dalle strutture. Questi sono aspetti determinanti. Io sono anni che vado a Bergamo a vedere l'Atalanta, sto passo 4-5 giorni, una settimana, perché io credo che Perugia può essere Bergamo, ma Bergamo hanno avuto pazienza, hanno avuto un'idea, hanno avuto costanza, hanno avuto fiducia, hanno saputo, oltre che iniziare a credere in certe cose e farlo indistintamente, farlo all'inizio tappandosi le orecchie, bisogna nel percorso, oltre che far vedere che ci sono queste volontà precise, bisogna educare il pubblico a queste cose, perché il pubblico deve capire che se si sposa un progetto tecnico, se va male per un mese, due mesi, bisogna riuscire ad andare a avere la forza e il coraggio di andare avanti e di dire è la strada giusta, l'Atalanta è partita nel 1990. Guardate, hai dato una risposta meravigliosa. Meravigliosa, appunto. Vorrei sottolinearla. Che commentiamo tra poco. Andrea Franceschini, ti ha fatto aspettare, ma... No, ma ci mancherebbe. Come immagini, oggi i concetti, i temi sono tanti. Sì, interessanti, e soprattutto, Roberto Goretti, chi se lo ricorda in quel Perugia-Verona, all'ingresso delle squadre, lui che si metteva le mani nelle orecchie per non sentire i 30.000 che volevano la Serie A in quel giorno, e che mi sembra sei uscito dopo mezz'ora di gioco, si rende conto di quanto lui tenga al Perugia. Quindi qualsiasi scelta farà per se stesso, per la
per il Perugia, lo farà per il, anche per il bene di questa società, quindi su questo penso che sul suo futuro, sul futuro del Perugia non ci siano dubbi. Fatta questa premessa, e poi mi rispondi su una curiosità di mercato, perché abbiamo parlato della difesa, della fase difensiva, della copertura che dà il centrocampo. Se l'operazione Aieti, che è saltata nell'ultimo pomeriggio di mercato, poteva essere un tassello che avrebbe dato quello spessore anche fisico, atletico, anche di personalità, di sostanza, nei momenti delle partite, quelle cruciali, che poi in realtà alla fine non si è sostituito con nessun altro di quel tipo, perché tra l'altro è un giocatore che può giocare anche a centrocampo, per dire, no? E se il Martello è il rimpianto più grande del mercato? No? Ma i rimpianti non ci sono, perché uno poi va avanti e non ci deve pensare alle cose che... Però l'operazione che era in quell'ottica. Ma saltò lui l'ultima mattina, avevamo praticamente l'accordo già fatto, trovato con tutte quante le parti, è solo che non rimandava il contratto firmato dalla Svizzera, che lui vive in Svizzera e... Era un giocatore di spessore che aveva nelle corde la guida della difesa, quindi esatto. Ecco, questo era, diciamo, l'aspetto un po' che ritenevamo più importante. Insomma, era una delle figure che dovevano essere un po' di riferimento. Però, poi alla fine è saltato e siamo andati a prendere, abbiamo preso gli amici. Però la domanda a cui tengo, anche un po' per riassumere un po' i concetti sia di Goretti ma anche del presidente nella conferenza stampa, aveva parlato di queste 10 squadre tra chi ha effettivamente delle potenzialità migliori di quelle del Perugia e anche di quelle che hanno magari una strategia molto di una certa esposizione rischiosa, che no, prevede la Serie A subito, oppure chi lo sa se si rimane in vita, no? E comunque queste 10-11 squadre, il presidente ha detto dobbiamo combattere contro di loro, non è facile, ci proviamo. La sensazione che c'è qui a Perugia in questo momento è come quando vai al cinema e mentre entri uno ti spoilera, come si dice adesso, il finale del film, cioè te lo dice prima, cioè che il finale anche di questa stagione sia un po' scontato come quello di quelle precedenti, cioè Perugia che alla fine magari arriva ai playoff, però poi lì per lì non ha la forza di poterli vincere questi playoff. La prima domanda è se voi avvertite questa sensazione nell'ambiente, nelle presenze dello stadio, in un'atmosfera un po' rassegnata, e nel caso se questa strategia di rifondazione, di ripartenza da zero e di cercare di contrastare lo strapotere magari di altre squadre che arrivano giù con paracaduti clamorosi oppure che hanno potenzialità migliori delle nostre, si può ovviare a questa situazione, si può ovviare con una strategia di mercato in più anni diversa magari da quelle che ci hai descritto, che dei primi anni, quindi con tanti cambi, tanti prestiti da rinnovare, da ricreare da zero. È una risposta un po' complessa da dare, sì, perché primi anni, come hai detto te, tanti prestiti, è stato un po' un frullatore, no? Un frullatore per tenere alto il livello tecnico e la qualità della rosa e diciamo contenuti per contenere i costi, quindi è stato un frullatore, insomma, con equilibri che magari all'inizio potevano essere nella mia testa, poi trasmessi dall'allenatore in pratica, equilibri nel senso che magari a volte è mancato un terzino, a volte è mancata una mezzala per scelta, a volte si è cercato di, vedendo dentro le potenzialità in alcuni giocatori giovani nostri, di poter fare spazio a loro, insomma è stata tutta una serie di scelte un po' rischiose, no? Perché sono anche un po' rischiose. Quello che dici te, di costruire, di fare giocatori... Cioè tu hai detto manca poco. È un obiettivo, ma è un obiettivo non facile. Ti spiego perché. Come ti ho detto, è una categoria
quasi di passaggio, no? Di mezzo, e quindi non è, è un po' difficile creare un blocco. Perché? Perché quando un giocatore fa molto bene, lo stipendio inevitabilmente, quando ha proposte troppo più importanti, o tu lo riesci a pareggiare, o se no il giocatore tende ad andare via. Questa è una legge di mercato, cioè è molto difficile riuscire a mantenere quello che fa la grande stagione. All'interno abbiamo avuto in questi anni giocatori che hanno fatto le grandi stagioni e che purtroppo non riuscivi a mantenere, perché se ti dai una filosofia, un limite, diciamo, un limite massimo agli stipendi, se non ci riesci a tenere un gruppo con i migliori, soprattutto i migliori, in maniera costante per 2, 3, 4, 5 anni. È difficile, non è facile, non è facile. Devi riuscire a trovare quella fascia di giocatore che non ha più la potenzialità per salire, ma che bene o male ha raggiunto il suo standard, però quei giocatori devono mantenere quello standard, bisogna capire quelli che hanno la mentalità per mantenere a 28, 29, 30, 31 anni un certo livello mentale, appunto di mentalità, ma anche di forza nelle gambe, perché a volte alcuni hanno testa, ma le gambe vanno giù, e se non hai gamba in Serie B puoi fare 18, 20 partite, ma non riesci ad averne di più. Quindi bene o male devi valutare tante cose, questi giocatori sono anche quelli che devi pagare di più, quindi rischi di trovare il giocatore di 28, 29, 30 anni che si è fidelizzato, si è affidabile, si sai bene o male il suo rendimento in Serie B, ma probabilmente è il momento del fine del picco della sua carriera, inizia la discesa e tu paghi il giocatore perché magari fa meno presenze di un ragazzino giovane alla fine. Quindi è tutto un... Ma non è che è difficile solo per Perugia, sono valutazioni che soprattutto le squadre della fascia media di questa categoria fanno e devono fare. L'aspetto legato alla conferma dei giocatori migliori sarà un altro banco di prova per quest'estate. Poi sul futuro di Goretti però vorrei tornare su quello che diceva prima Roberto, tra poco con Luca Rotili. Paola, torno a te per altre considerazioni. Sì, e altre domande naturalmente a Roberto Goretti. Allora, intanto volevo sottolineare il fatto che, come spesso capita, cambia l'immagine di copertina con frasi legate al Perugia, no? L'ultima è provarci un dovere, che poi riprende lo striscione sì, esposto ai tifosi, sì. Perché è un po' un mantra che si ripete anche tutti gli anni. Provarci un dovere, è giusto che sia così, le speranze ci sono fino alla fine. Però mi volevo ricollegare un po' anche al discorso che si faceva, no, con i budget che ci sono a disposizione. Si è fatto anche con il presidente il discorso sugli sponsor, di quanto siano importanti per un club, per un club sportivo. Chiaramente parliamo anche e soprattutto di calcio. Chiedo io... come è cambiato il modo degli sponsor di rapportarsi allo sport? Perché il calcio rimane comunque lo sport che dà più così maggiore spazio sui giornali, in televisione, si parla di calcio, però è cambiato l'approccio dello sponsor rispetto al calcio, cioè più dispersione dell'economia proprio di uno sponsor stesso. No? Non arrivano più solo ed esclusivamente al calcio, ma perché? Lo sponsor non vuole più tanta visibilità o non solo quello, ci sono degli interessi diversi legati anche all'interesse verso altri sport? Ma perché è cambiato sicuramente, così tanto? Sicuramente sì, io non è che sono molto al dentro, vedo un po' di numeri, qualcosa, ma non posso dare una risposta ben precisa perché non seguo sinceramente. Però puoi avere una sensazione, la sensazione si può... Vabbè, ma la sensazione è troppo facile, nel senso che a Perugia ci sono due realtà molto importanti, no? Che sono il calcio e la pallavolo, e inevitabilmente dal punto di vista del marketing c'è concorrenza, insomma. Sono, è vero, due mondi completamente diversi, due all'interno, sempre due sport, ma due realtà completamente diverse, insomma, uno... le deve valutare, le deve collocare nella loro dimensione, insomma. E quindi indubbiamente a livello di marketing c'è concorrenza, questo sicuramente sì, sicuramente sì. Quindi andando in Serie A si recuperano anche un sacco di sponsor. Ma no? Certo, quello è un po' l'obiettivo della società, avere anche un po' più di fortuna, vero direttore, e fare quel salto di qualità che forse, soprattutto nella stagione di Bucchi, il Perugia
avrebbe meritato, ci eravate andati davvero vicini, perché anche sotto questo aspetto, sul piano economico richiamato prima da Paola Costantini, lì sì che si fa davvero un salto, un passo in avanti. Il problema è 10 passi, 10 e non pochi. Pensiamo al paracadute del Frosinone, ma se non sbaglio il Chievo scende con quasi 20 milioni, 25 milioni. Davvero dati pazzeschi. Allora, Luca Rotilli, da giornalista come va interpretata la risposta prima che ha dato Roberto a Claudio Giulietti? Sul futuro? Intanto una strada, ha detto Roberto, è stata tracciata, cioè la strada di una politica coerente, coraggiosa anche, perché oggi il Perugia ha un settore giovanile assortito, attrezzato, si è investito molto anche sul piano strutturale, e è chiaro che noi in questo momento fatichiamo a vedere un Perugia senza Roberto Goretti, per quello che è stato seminato in questi anni. Assolutamente sì, io credo che sia il momento più sbagliato questo per parlarne, lo dico sinceramente, ma un po' contro il nostro interesse, per carità, però insomma non è questo il momento, tutto ciò che esce... Ma questo credo, per accontentare adesso, i tifosi da casa, che si moltiplicano i messaggi diretti a Roberto Goretti sul suo futuro. Tutto ciò che esce adesso, per quelle che sono le dinamiche di mercato, conviene secondo me non tenerne assolutamente conto, soprattutto in questo periodo. Io volevo fare una considerazione, visto che si è parlato comunque di futuro, l'ha fatto soprattutto Roberto Goretti, dell'aspetto tecnico, di come è nato il Perugia in questi ultimi anni. C'è stato un bel passaggio proprio a quello che è stato il primo anno di Pito, che secondo me abbiamo visto il Perugia più forte a livello soprattutto di qualità, di organico, vuol dire anche, sì. Secondo me assolutamente sì. Raccontavi di come è difficile a livello di dinamiche di mercato mantenere in Serie B lo stesso gruppo, proprio per le problematiche che ogni anno subentrano. Parlando di progetto tecnico di anno zero, beh, un progetto tecnico nasce dall'area sportiva ma anche dall'area tecnica, partendo proprio dall'allenatore, con la scelta lesta, scelta se vogliamo anche coraggiosa, no? All'inizio di questa stagione si è affrontato un discorso in prospettiva che va al di là di questa stagione, proprio partendo da zero sotto tutti i punti di vista, oppure no? Partendo da zero assolutamente no, perché insomma adesso c'è un anno vissuto insieme, quindi non sarebbe assolutamente da zero. All'epoca, lo scorso anno? No, all'epoca, lo scorso anno volevamo fare 2-3 anni di contratto a Nesta, però lui scelse di fare soltanto un anno per questioni sue personali e quindi andò in questa maniera. Io pensavo un anno fa che potesse essere un grande valore aggiunto per il suo modo di pensare calcio. Io penso che sia il suo modo di proporre, di trasmettere è molto, secondo me molto evoluto. Certamente è un allenatore giovane perché fondamentalmente questo è stato il primo anno che ha fatto in Europa, quindi il primo anno in cui ha fatto veramente un mestiere nuovo, no? E quindi è un allenatore giovane in tutti i sensi, perché per migliorare, quando fai l'allenatore per migliorare devi allenare, quindi devi allenare, quindi in alcuni aspetti io credo e penso che siano i più importanti, no? Il carisma, la correttezza, il suo modo di essere diretto all'interno dello spogliatoio, oltre che, come ho detto prima, il suo pensiero, no? Il suo pensiero calcistico. Credo che abbia grandi potenzialità per fare l'allenatore ad alti livelli, ma chiaramente a volte in alcune letture, in alcune gestioni, penso che sia normale che lui, come me nel mio ruolo, come insomma siamo giovani e dobbiamo indubbiamente migliorare. Sicuramente qualcosa in punti ha dato, qualcosa a volte in punti abbiamo perso, ma per lui, ma lo stesso vale per me o vale per altri ragazzi giovani che fanno parte della dirigenza o magari dello staff tecnico. Quindi sicuramente da parte della società c'è l'intenzione di avere continuità. Questo è un aspetto che ci manca, ma lo cerchiamo, l'abbiamo cercato e in questi anni credo che sia la più grande mancanza di questo percorso che abbiamo fatto in questi anni. Beh, alcune volte non per colpa vostra, però, no? No, non ci siamo trovati, a volte non ci siamo trovati. Quando ci siamo trovati, magari gli allenatori forse non avevano fiducia in noi. Perché... Scusami, le dinamiche degli allenatori in B funzionano un po' come
le dinamiche dei giocatori che raccontavi prima? Ma oppure le dinamiche degli allenatori, il contratto dell'allenatore non vale. Non vale solo se lo devi pagare, quindi non vale peggio, perché se l'allenatore se ne vuole andare se ne va, non c'è niente da fare. La società è assolutamente svantaggiosa. Esatto, certo. Non c'è questo niente da fare, purtroppo... Questo vale per tutte le categorie, inevitabilmente. Sì, oramai per tutti così, allenatori e per tutti quanti così. Ma quanto è difficile anche trattenere il giocatore se poi mentalmente non è più, no? No, a parte il giocatore, ma l'allenatore... L'allenatore è ancora di più. Un altro aspetto importante che ha toccato è proprio quello della categoria di passaggio, proprio per questo. Laddove arriva il Sassuolo che in qualche maniera inizia a far balenare delle possibilità, ecco che le situazioni cambiano in un lampo, perché è normale che sia così, perché penso che a Bucchi ti riferissi, Luca. Ci sono altre domande da parte di Claudio e Andrea, però io andrei prima, vi chiedo un attimo di pazienza, da Nicola Costini, che oggi ha lavorato su questa scheda che fa un po' l'epilogo del Roberto Goretti dirigente del Perugia. Allora, se la regia di Leonardo Cesaroni è pronta, la mandiamo in onda, ci offre Nicola diversi spunti di riflessione, poi torno da Andrea Franceschini e Claudio Giulietti. Provarci è un dovere, è lo slogan che campeggia in bella mostra sul profilo Facebook di Roberto Goretti, e nessuno meglio del responsabile dell'area tecnica può sottoscrivere lo striscione ideato dai tifosi del Grifo per spronare la squadra in questo finale di stagione. Del resto lui, tralasciando in questa analisi i fasti del centrocampista che con i biancorossi ha vinto anche la B, ha vissuto il Perugia 2.0, quello ripartito dopo il fallimento sia dentro che fuori dal campo. C'era da protagonista nella stagione 2010-2011, quella della ripartenza in Serie D, con vittorie di Coppa e Campionato, e c'è stato anche nelle due stagioni successive, quelle che l'hanno visto entrare nella stanza dei bottoni passando dal settore giovanile, fino alla stagione 2013-2014 con la vittoria della Serie C al primo anno da direttore sportivo con Andrea Camplone in panchina. Buona la prima e poi tutto d'un fiato fino ad oggi, riferimento del mercato e non solo, con l'obiettivo dichiarato che ormai si chiama Serie A. In mezzo tutte stagioni positive, guardando sempre per forza di cose al budget, con alcune intuizioni che fanno la differenza. C'è da scommettere che il buon Roberto non cancellerà mai l'SMS inviatogli da Leonardo Spinazzola dopo il debutto negli ottavi di Champions con la maglia della Juve nel successo contro l'Atletico Madrid. E che dire di Gianluca Mancini, sempre più protagonista nell'Atalanta di Gasperini? Ma la lista è lunga e potrebbe includere anche un certo Vittorio Parigini, o volendo un Mattia Sprocati che sta crescendo di domenica in domenica a Parma. E a chi si rammarica per il mancato arrivo del terzino sinistro nell'ultimo mercato di gennaio, basta fare due nomi. Il primo è quello di Marco Pajaz, cavallo di ritorno sfumato solo per l'inserimento dell'Empoli. A Perugia qualcuno ha dimostrato scetticismo quando Goretti ha raccontato del possibile ritorno, e il croato ha risposto con due gol in 9 gare da gennaio in avanti ad Empoli in Serie A. Il secondo nome è quello di Bruno Martella, protagonista indiscusso nella cavalcata del Brescia verso la A, finito alle rondinelle con una cifra monster tirata fuori dal club di Cellino. E proprio qui sta il problema. Intanto però quest'anno i vari Dragomir, Kingsley, ma mettiamoci anche Sgarbi, lasciano presagire che anche stavolta Goretti ci abbia visto lungo. Il tutto in attesa di calare l'asso nella manica e il talento già acquistato dalla Juve, su cui Goretti è pronto a scommettere, della serie «Se ho fatto la Serie A io, Filippo Ranocchia non può non farla». Sorriso, competenza e fiducia, tre parole chiave per il responsabile dell'area tecnica. E il quesito, tornando al mancato arrivo di Martella, resta sempre lo stesso. Se Goretti avesse uno dei primi 5 budget della B e non il 15° come quest'anno, che cosa farebbe? In attesa della risposta non resta che provarci per credere. Allora, la risposta ce la può dare subito Roberto Goretti, non il 5° budget ma il 15°-16°, è proprio così? Più o meno sì, anche perché anche il Presidente... Allora, diciamo innanzitutto che il budget e la parte tecnica è diverso di un budget di una società. Il budget e la parte tecnica riguarda appunto lo stipendio dei calciatori e degli allenatori, dello staff degli allenatori. Se ci riferiamo a quelli che sono i dati della Lega, eravamo il 13° prima di gennaio, a occhio credo che Ascoli e Padova ci hanno superato, e quindi più o meno è quello lì. Ma io credo che se facciamo riferimento a quelli che sono stati appunto ogni anno la Lega fa uscire le spese, no, delle squadre prima di gennaio, prima del mercato di gennaio, abbiamo oscillato in questi 5 anni di B dal massimo che è stato l'anno di Bisoli, dove avevamo il 12° budget,
e il più basso è stato quello di Bucchi, dove avevamo, se non sbaglio, il 17° budget della Serie B. Quindi il budget può contare o non contare, dipende tante volte dall'alchimia, e come dimostrano anche tante delle squadre di quest'anno che hanno fatto bene, l'alchimia deve trovare in un anno, perché in due anni l'alchimia, parlo, non il blocco, perché un blocco di 8-9 giocatori è la manna per, secondo me, forti, che hanno senso di appartenenza, che tengono alla maglia, che tengono alla città, tengono a far bella figura, sono fondamentali. Un'utopia in questo momento? No, un'utopia, no. Sono fondamentali, sono un obiettivo primario, come un obiettivo primario avere un allenatore per 2-3 anni, perché quando vedi un allenatore durante una stagione, le scelte che fa, come allena, riesce a capire che tipo di giocatore gli deve mettere a disposizione, certo. È tutto molto più facile, no? Per caratteristiche sia umane che tecniche, e quindi poter avere una strada, un percorso duraturo, chiaramente facilita tutti quanti. E questa era l'intenzione. Lecce da questo punto di vista è un esempio. Io credo che se il Perugia anche di quest'anno avesse quest'allenatore, diciamo, impossibile tenere 24 su 24, ma ne tiene 18, ne aggiunge 6, questo allenatore il prossimo anno, oltre a continuare l'evoluzione del suo modo di giocare in possesso, darà anche una fase di non possesso di livello superiore, e il Perugia potrebbe essere molto competitivo. Giulio, questo è il film che mi posso fare io e che mi posso porre io come obiettivo. Allora, torno tra poco da Andrea e Claudio. Questa era l'intenzione però con Bucchi, inizialmente, così come con altri allenatori giovani che avete preso, no? E ci avete riprovato quest'estate prima di confermare Nesta. C'è stato un tentativo, un pensiero di ritornare con... Io penso sono qui perché devo dire del passato le cose come stanno, no? E con Bucchi tra febbraio e marzo dello scorso anno eravamo abbastanza vicini, poi diciamo che la trattativa non si è chiusa per alcuni aspetti, e c'è stata i primi di maggio la decisione un po', diciamo, molto come un fulmine da parte dell'allenatore su Nesta, quindi è cambiato tutto lo scenario. Poi in pratica avete cambiato voi idea, quindi non idea. Io non vorrei parlare molto dell'anno scorso ancora. No, ma andiamo avanti, Roberto. Sì, però perfetto. No, io penso che l'anno scorso eravamo una squadra molto forte, era una squadra che con tanti problemi, con tante difficoltà a livello calcistico, a livello tecnico, avevamo una squadra di grande spessore, e per me potevamo vincere i playoff. Io avevo questo sentore. Purtroppo la squadra era in discesa totale a livello di motivazioni, a livello di agonismo durante le partite. E questo è il motivo che ultime 8 partite ne abbiamo vinta una, quindi sai, e quindi c'è stata un'evoluzione, un po' una scelta. Vogliamo provare a giocarci questi playoff dando una scossa in pratica. E questa fu la scelta, la motivazione della scelta su Nesta, proprio la domanda prima era proprio legata agli allenatori, perché prima ha detto magari qualcuno di questi non ha avuto fiducia in noi. Vorrei approfondire questo. Cioè, avete fatto questa Bucchi penso che non ha avuto fiducia non in nomi, noi, no, dico, nel senso ci avete riflettuto. Per me è anche un amico, no? Oltre che un allenatore. Sicuramente essere chiamati da una società come il Sassuolo, una società importante, è un'opportunità difficile da rifiutare, no? Però credo che uno a volte può valutare anche i percorsi, no? Può dire ci arriverò, adesso devo completarmi, devo finire un certo tipo di percorso, no? Semplicemente questo. Io credo che se l'anno successivo avessimo iniziato con Bucchi allenatore avremmo avuto grandi vantaggi, nulla togliendo agli allenatori che poi sono venuti, ma è un grande vantaggio perché quando arriva un allenatore si deve integrare con lo staff presente, lo staff del Perugia, quindi parlo di staff medico, una parte dello staff atletico, con i magazzinieri, con l'ambiente, quindi serve un periodo di adattamento, di ricerca degli equilibri, della coesione, delle dinamiche, delle procedure, e quindi è un periodo che
quando arriva un allenatore nuovo è un periodo a volte che perdi punti, inevitabilmente. Allora, sono tantissimi messaggi, diamo spazio anche ai telespettatori da casa, poi torniamo da Luca Rutili, Claudio Giulietti, naturalmente Andrea Franceschini, Paolo Costantini e Stefano De Francesco. Allora, tanti complimenti per Roberto Goretti, grande Goro, ottimo direttore sportivo con quattro soldi, sempre squadre forti, l'occasione per andare in A, si scrive il telespettatore, l'abbiamo avuta con Bucchi. Adesso vai, da per scontato l'addio di Goretti, in una squadra dove puoi dimostrare ancora di più il tuo lavoro, però insomma... Ma anche no. Staremo a vedere. Ho la sensazione che siete di parte per comprare i buoni giocatori, ci vogliono soldi, Santo Padre chiede il tifoso, li hai soldi oppure no? Buonasera, sono Daniele di Passignano e chiede, chiedete a Goretti per il prossimo anno se non rimane in essa di segnare questi due nomi di allenatori per il Grifo, allora Tedesco e Dionisi. Tedesco e Dionisi sono nomi importanti per la panchina? Tedesco li valuterà, sia Giovanni. Giovanni Tedesco, sì, e Alessio Dionisi. Dionisi che è l'allenatore del Limolese che gioca abbastanza bene, gioca un buon calcio. Con il Cittadella è senza dubbio una finale che possiamo vincere, scrive un altro telespettatore, guardando la classifica e togliendo le prime due possiamo vincere con tutte, quindi a forza Perugia. È un po' un concetto che richiamava prima Roberto Goretti, se Perugia domina il Lecce per buona parte del match, questo Perugia, certo, diverso da quello visto al picco di La Spezia. Ma quella l'abbiamo già cestinata. Assolutamente sì, può fare, può insomma, farci vedere qualcosa di sorprendente il playoff. Guarda, io ci credo, quindi dico di sì perché abbiamo comunque tanta qualità. Abbiamo tanta corsa, giovani che sono in una buona condizione atletica e credo che sia non facile arrivare ai playoff, che sia un obiettivo quindi, ma potremmo essere veramente fastidiosi ai playoff. Questa è la mia convinzione per il nostro modo di giocare, perché è un modo di giocare per vincere la partita e quindi nelle partite secche, io non credo alle squadre che fanno calcoli nelle partite secche o nelle partite di andata e ritorno. Quindi io credo che potremmo essere veramente una sorpresa. Ci chiede un altro telespettatore, non sarebbe il caso di mettere un mediano come quadro? Questa è una domanda tattica, però Goretti è un ex giocatore, è il direttore tecnico, può anche rispondere. Visto che ormai, dice il telespettatore da casa, marcano il nostro playmaker Carraro o Bianco a seconda di chi gioca. Ma allora bisognerebbe che veda gli allenamenti di Nesta per capire che in pratica il Perugia, come dicevo prima, fanno un po' fatica quando è in possesso, perché il Perugia gioca con due play quando c'è bisogno di giocare con due play, perché l'altro è Biomber pure. Forse il giocatore che è più determinante in questo modo di giocare è Dragomir, perché Dragomir sia in mezzala, ma quando le squadre avversarie giocano per esempio con un tre quarti che si mette su Carraro, su Bianco, il play che gioca, il play si sposta un po', scende Dragomir, sono due play e quindi il trequartista avversario deve ballare tra l'uno e l'altro, non sa chi prendere, sempre due contro uno. Cioè, mi fa piacere che lo dica lui. È un modo di giocare che se tu vedi, adesso te la faccio proprio semplice, la mezzala sinistra fa il secondo play, la mezzala destra si tende un po' ad allargarsi di più, un attaccante ad allargarsi un po' più a sinistra, e uno dei due attaccanti dovrebbe attaccare la profondità e Verre si muove nei corridoi a seconda come si spostano i vari centrocampisti quando i due centrali difensivi hanno il pallone. Ci vorrebbe un esterno sinistro che spinge. Bravissimo, esatto. Ci voleva un esterno sinistro, possibilmente Mancino, che prende occupasse la fascia, perché visto che Drago mi lascia molto spazio, quella era l'intenzione. E ci voleva il centravanti dello scorso anno, che sarebbe stato perfetto. Tra poco arriviamo all'attacco, perché sono molto curioso di sapere. Sarebbe stato perfetto. Caratteristiche, tutti e due gli attaccanti dello scorso anno sarebbero stati fondamentali. Importanti. No, sì, beh, giusto, stato non giocare. Allora, scusa, vai. Allora, abbiamo sentito da Roberto,
ovviamente quanto sia difficile per una squadra come il Perugia tenere in bilico i bilanci e ovviamente una squadra competitiva. Detto questo, quanto sia invece falsante il campionato questi benedetti o maledetti squadre che vengono giù col paracadute, che falsano i campionati. Abbiamo visto qualche anno fa il Verona che scese con 40 milioni di euro perché retrocesse con Frosinone e Carpi, mi pare, insomma. E stanno, il Chievo scende con 25 milioni. Allora, le tre squadre che scendono, tu devi aspettare che loro fanno le loro scelte. Esatto, perché all'inizio non puoi far essere concorrenziale a loro. Come si fa a fare un progetto vincente quando ci sono delle... Cioè, come fai 100 metri e uno parte da 30 metri? Cioè, è giusto... a rivedere anche questa situazione, perché secondo me alla fine sono campionati falsati. Questa considerazione aggiungiamo no, quella di Luca. No, voglio solo integrare, certo. Tutto giusto, certo. Per carità, però poi secondo me a parlare è sempre il campo. Certo. E se analizziamo certo. Quello che sta accadendo, il Carpi finisce in Serie C, il Crotone si salva perché è tornato stroppa all'ultimo momento, quindi non è quello che fa la differenza nei campionati. Beh, insomma, no, assolutamente, è una componente importante, Carpi ma... non è che era quest'anno. È una uguale, se tu... vanno Lecce e Brescia che non vengono dalla Serie A, cioè il campo racconta sempre un'altra cosa, che poi è una componente importante più che altro perché è un vantaggio enorme a livello di dinamiche di mercato, Roberto avrebbe fatto la squadra di dinamiche di mercato complica le cose, però non è sistematico il fatto squadra retrocessa da là, soldi del paracadute e torna immediatamente. No, ma partono con un vantaggio importantissimo, è un vantaggio importantissimo, altera le dinamiche del mercato. Cioè, vedi il Benevento a Perugia, anche l'Inter la panchina del Benevento che arriva con 30 giocatori fresco ai playoff è un fattore determinante, probabilmente fino adesso non si è visto, lo vedremo da qui alla fine. Allora, il rammarico forse più importante di Andrea, di Roberto Coretti, la domanda di Andrea Franceschini quando parla di un terzino sinistro è probabilmente quello delle corsie laterali, soltanto la fascia sinistra, Roberto, nel senso che questa squadra non spinge neanche dall'altra parte, almeno questa è la sensazione che emerge. Poi, chiaro, dipende da come uno, chiaramente deve scegliere una parte in cui spingere di più, che quella eventualmente quella a sinistra. Però molti si aspettavano qualcosa in più da alcuni giocatori, anche d'esperienza. Possiamo dire che per Rosi il discorso forse è diverso, il lungo periodo di inattività incide anche su quella che è la capacità di spinta di un giocatore di... di grande indubbiamente sì, quando stai fermo 6-7 mesi è nella dinamica normale delle cose, l'abbiamo visto lo scorso anno anche con Alino, con Diamanti, la stessa cosa, giocatore di una qualità che era pazzesca, che però non aveva grande continuità o grande tenuta durante la partita, quest'anno dopo aver fatto un ritiro è un giocatore determinante per una squadra di Serie B, fermo restando che come dicevo grossolanamente prima nella nostra squadra la mezza destra tende ad aprirsi, quindi il terzino destro dovrebbe essere un pochino più conservativo, sì, diciamo, sì, il terzino sinistro senz'altro. Dovrebbe attaccare di più. Oh, allora, andiamo a parlare anche però dell'attacco, perché ne abbiamo parlato tante volte. All'inizio eravamo molto scettici su alcuni giocatori che erano arrivati come Sadiq, poi Sadiq ha dimostrato di essere forse tra gli attaccanti in questo momento a disposizione di Nesta l'unico insostituibile in attesa del miglior Melchiori. Adesso con Melchiori che si sta ritrovando forse qualcosa potrebbe cambiare. Con Sadiq il Perugia possiamo dire che è rimasto in gioco per i playoff, senza quella giocata probabilmente oggi avremmo parlato di un Perugia a 4 punti dallo Spezia. Cambiava molto secondo Roberto Coretti il finale o comunque proprio a livello mentale, perché sarebbero state 4 sconfitte in 5 partite. Ha spostato molto, sicuramente ha spostato molto, perché ci ha tenuti attaccati a una classifica migliore, ha tolto punti allo Spezia che è una delle nostre tre rivali, quindi sicuramente ha inciso molto. Però parlano anche i numeri, allora 3 sconfitte in 4 partite, possiamo dire che c'è stato un regresso sul piano della gestione anche della partita, della squadra? Un regresso no, perché un grande progresso non c'era stato mai neanche prima, quindi
un grande regresso no, perché fondamentalmente no, l'aspetto di cui parlavamo prima, della compattezza in fase di non possesso palla della, e quindi della solidità, non siamo mai riusciti a raggiungerlo a pieno e con continuità in un, anche in un blocco di partite. Abbiamo sempre dimostrato, secondo me, di avere una identità in possesso, un'identità importante, secondo me molto valida, però dall'altra parte abbiamo avuto indubbiamente dei difetti. Questo sicuramente. Un telespettatore torna sul discorso pubblico, in realtà poi facendo una media il pubblico del Perugia è di gran lunga superiore ad altri stadi come per esempio Pescara, dove c'erano appena 4.000 spettatori di cui 500 da Perugia. Su questo possiamo anche riflettere. Comunque dice il telespettatore della casa, è l'anno più deludente dal ritorno in Serie B. Tra poco lo chiederemo anche a Roberto Coretti, se, a parte che dobbiamo ancora chiudere questa stagione, quindi sono tre partite fondamentali, sono diversi punti in palio. Paola, allora prima parlavamo di fascia sinistra. Non è tornato Pajac, non è arrivato Martella, però è arrivato... È arrivato Pavlovic. Ha già detto più volte che è un giocatore preso in prospettiva, no? Non tanto per questo campionato quanto ecco, per ma la era un giocatore che era comunque sia un'opportunità molto conveniente per vedere un po' come stava anche lui fermo da 6-7 mesi, quindi era più che altro è più che altro un tentativo. Purtroppo ha avuto un piccolo infortunio che l'ha fermato. Quando è arrivato stava anche abbastanza bene fisicamente, quindi è stato un po' un peccato. Vediamo adesso da giovedì è con la squadra, quindi vediamo quelle magari che saranno le scelte del mister, magari per i play-off. Una domanda, ma la trattativa per Martella, che praticamente sembrava addirittura d'arrivo, poi nel finale si è un pochettino complicata, ha in qualche modo bruciato anche la possibilità di arrivare a Sala dell'Arezzo, che poteva essere invece un giovane con le caratteristiche giuste per il Perugia? No, era difficile per via che era in prestito? No, a parte era in prestito e tutto quanto, ma abbiamo due terzini, due ragazzi con i quali io ho parlato più di una volta, che nel giro d'andata, a mio avviso, loro lo sanno quello che penso, non avevano rispettato quelle che erano le nostre aspettative. Quindi nella mia intenzione c'era di prenderne uno che le cui percentuali di non buon rendimento fossero state bassissime, insomma. Quindi non un'altra scommessa. Non un altro ragazzo giovane che si doveva adattare alla categoria e magari... se avessimo avuto un giocatore, un terzino sinistro che aveva fatto una prima parte straordinaria, che era super affidabile e diciamo che aveva un buon bagaglio di esperienza, avremmo fatto molto per prendere Sala probabilmente e metterlo dietro e farlo adattare ed ambientare in questi 3-4 mesi al Perugia. Certo. Soddisfatto Stefano? Anche perché l'analisi tattica che ha dato prima Roberto, è quella che ho fatto, e in effetti io sono contento. I concetti a lungo espressi durante la stagione dal nostro ottimo Stefano De Francesco. Tra poco andremo anche sui voti in pagella. Paola, poi Andrea. Sì, sì, una cosa così, facendo riferimento alla scheda di Nicola Agostini, che non è Luca Rutili, che ogni tanto. Ma intanto volevo dire a Goretti che per il pareggio del Pescara e quello con lo Spezia, e c'è Rutili che mi è testimone, io ci ho avuto un ruolo importante con le mie poesie, no? Ah, certo. E sono state fondamentali a tutti avviso, ma questa è una stupidaggine. No, volevo facciamo dire... un break interessante, vai. Culturale. Sì, no, non volevo dire le poesie, ci mancherebbe altro. Ricevere un messaggio da Spinazzola dopo l'esordio in Champions con la Juventus, penso che sia una gratificazione enorme per chi fa il suo lavoro. Sì, sì, l'ho detto quando è stato il momento, è stato molto bello, inaspettato e molto bello. Bello, era con il suo procuratore dopo la partita e il fatto che hanno pensato a un povero direttore di provincia che probabilmente non è un povero direttore di provincia, evidentemente è stato bello, così, indubbiamente. Posso fare una domanda a Roberto su Spinazzola? Perché a Perugia c'è praticamente una discussione che non finisce più. Ma Spinazzola terzino è arrivato con un'indicazione della Juventus che doveva giocare in quel ruolo, oppure ce lo ha messo?
come ho detto prima, qui bisogna essere verità, non è che bisogna prendere un millantauro. No, no, almeno così mettiamo la parola a fine su sta... È stato così. Spinazzola giocava attaccante alla sinistra generalmente. Esatto. Aveva fatto un'annata non buona, non aveva grandissime richieste, tant'è che la Juve a un certo punto ci aveva proposto anche di prendere l'obbligo di riscatto, anche se abbastanza pesante, poi non l'abbiamo preso. Purtroppo. Volevo prendere Spinazzola per farlo giocare in mezzo alla sinistra, perché pensavo al gioco di Bisoli, 4-3-1-2, avevo visto giocare Bisoli l'anno precedente, quindi mi aspettavo una squadra molto bassa, quindi pensavo ad attaccanti che prima di far gol dovevano fare 30-35 metri e mezzali che per arrivare a rimorchio dovevano avere la gamba importante per farne 40-45, cioè. Quindi vedevo in lui un motore superiore a livello fisico, a livello dinamico, cioè. E quindi la scelta in questo senso di Spinazzola. Paratici mi dice: lo do voi, sono contento, mi piace questa cosa, però mi devi fare una cortesia, lo devi fare a Spinazzola, nella mia valutazione, dice lui, dei 60 giocatori che abbiamo in prestito, è uno dei tre che può tornare alla Juve. E io dico, cavolo, bene, ma mi devi fare una cortesia, i primi 2 settimane si deve allenare da terzino destro, diceva lui. Viene in ritiro, si allena 2 giorni da terzino destro e il mister dice, non ci può giocare, per amor del cielo, mettiamo la mezzala. Inizia a fare la mezzala, sì. Abbiamo in quell'anno, nella mia idea, nella mia testa c'era di spendere un po' meno per i terzini, avevamo perché era il primo anno di Bisoli, sì, partenza zero, anno zero pure quello, quindi l'idea era quella di creare un blocco e io dicevo Bisoli, fase difensiva ottima, quindi se io prendo di proprietà 4 difensori e il portiere, crea un blocco difensivo e una fase difensiva anche per gli anni successivi. E quindi prendiamo Del Prete, Belmonte, Volta, Alassan e portiere Rosati. Quindi per me era una squadra che sarebbe stata allenata da Bisoli e portata avanti col tempo. E scelgo 2 terzini in prestito, uno mezzala Spinazzola, ma che poteva fare anche il terzino. Per me poteva fare il terzino sinistro, non il terzino destro. Questa era la mia idea. Perché? Perché 2 anni prima l'avevo visto giocare nella Siena. Il Siena giocava 5 e giocava con una difesa bassissima, tant'è che praticamente lui si trovava quasi sempre a fare il terzino, fondamentalmente, un po' con meno compiti difensivi e quindi aveva tanto campo. E quindi io nei miei pensieri dico, all'occorrenza scende lui a fare il terzino sinistro. E poi avevamo Rossi, che era il centrale difensivo, ma nel caso quello faceva male, Spina non si adattava, poteva fare lui il terzino sinistro. E così si trova praticamente a fare il terzino sinistro la prima giornata di campionato, perché non abbia nessuno, perché Alassan si fa subito male, in Coppa Italia si fa male, e fa il terzino sinistro. Ma non ci voleva giocare. E quindi lui probabilmente mi manda il messaggio quel giorno della Champions, perché io per convincerlo a fargli fare il terzino sinistro ho fatto un giro incredibile, ma passando per i familiari, perché lì bisognava convincere tutti, perché per il padre era un attaccante. Diciamo, le acrobazie più impensabili. Esatto, e quindi forse quel messaggio più di tutte, perché alla fine l'ha convinto a fare il terzino sinistro. Spinazzola l'ha chiamato il padre, gli ha detto un po', e poi delle discussioni con Bisolone incredibili, perché Bisolone diceva che Rossi era meglio di Spinazzola terzino sinistro, e io mi si bloccava il cuore quando lo diceva. Oggi abbiamo la verità su un retroscena importante, perché io mi ricordo le conferenze di Bisoli che diceva, ma questo senza nulla togliere la qualità del tecnico, io gli ho assicurato una grande carriera facendolo giocare a terzino sinistro. Io prenderei lo zampino. Allora Bisoli è una persona straordinaria, perché è corretto. Spinazzoli lo ringrazio in diretta. È corretto in diretta TV, perché il calciatore ringrazia sempre l'allenatore, quello è un aspetto fondamentale, ma poi Bisolone è uno corretto, però è uno preciso, però lontano, io mi ricordo una conferenza stampa dove dice gioca a Rossi perché mi assicura più fase difensiva e fa più assist di Spinazzola, e io gli dissi mister, cioè ci andiamo. Viva la sincerità.
più che mai sincero Roberto Goretti. Allora, questo è un particolare molto molto interessante. Luca, ti dico un retroscena backstage, Luca l'ho visto un po' agitato su qualche SMS che sì, commentava la stagione del Perugia. Sì, come allora, a proposito, allora io qui naturalmente è impazzito il cellulare, altri due messaggi poi vado da Luca. Gravi carenze tecniche, scrive un telespettatore, ruoli scoperti come il terzino destro, e centrocampo senza incontristi, abbastanza catastrofico come messaggio. Quindi siamo ultimi. Quindi dovremmo, ecco appunto. No, per capirci. Era stato tanto criticato Sadiq, che sta vicino, dunque allora, ah sì, è una critica a te Stefano, ma naturalmente ci può io, stare. A me Sadiq non su piace, Sadiq. Lo confermo, però e sul giudizio per il giocatore come quella che ha fatto lì, dove peraltro, devo essere sincero, non mi era piaciuta neanche... io voglio bene a Roberto, quindi posso avere il permesso di dire quello che ma voglio. Ma bisogna di quello che uno pensa, sennò che personalmente è un giocatore che non mi fa impazzire, e anche alla Spezia non aveva giocato bene. Per fortuna però c'ha queste giocate, ne ha fatta più di una da questo punto di vista, che delle volte ti fanno un po' dimenticare dei momenti in cui allora, fa fatica, perché cioè, fa io su Sadiq aggiungo questo, poi vorrei sentire il parere di Roberto Goretti. Delle prime due partite ci sembrava un giocatore davvero smarrito, quasi improponibile, abbiamo detto, siamo stati sinceri. Poi in realtà con il passare delle giornate ha preso confidenza anche dal punto di vista fisico, dà un apporto notevole alla manovra offensiva della squadra. È vero, sotto porta è un giocatore che può e deve crescere, sì, però prima dicevo, sta diventando quasi, cioè gioca sempre lui, non ha giocato alla Spezia dal primo minuto perché è tornato forse ha giocato con Lecce dove ha giocato, adesso con il ritorno di Melchiori forse potrebbero cambiare le gerarchie, però Roberto è diventato quasi indispensabile, mi sembra di capire, per l'economia del gioco offensivo. Scelte del mister, quello un po' che ultimamente ha utilizzato di più dei quattro attaccanti, quindi da incognita è diventato quasi una certezza Sadiq? Ma io penso che Sadiq in Serie B sia un giocatore importante. L'avete preso però come alternativa a Melchiori? No, non l'abbiamo preso come alternativa di nessuno. Perché io penso che abbiamo quattro, perché per giocare in questa maniera ci vogliono quattro attaccanti, quattro titolari. Perché teoricamente se uno ha una squadra solida e in salute dietro, se vai a guardare nei 4-3-1-2, quando lo faceva Sarri, quando lo fa Giampaolo, quelli del Cittadella, le due punte generalmente fanno 60-70 minuti, perché teoricamente sono i due giocatori che insieme alle mezzali corrono di più. E quindi ci vuole un grande ricambio, e nell'idea, no, innanzitutto partire dal mister era quattro attaccanti, un po' con caratteristiche diverse, ma quattro titolari. Non escludo che giocheranno insieme dopo l'anno. Melchiorri, Sadiq. Allora, a un certo punto, proprio quando vedevo lì davanti, allora, quei tre... Hanno Melchiorri, Vido, chi poteva e doveva dare di più, secondo, a prescindere poi dalle situazioni legate agli infortuni. Anna non è stato bene all'inizio, Melchiorri ha avuto infortuni al giorno di ritorno. Posso integrarla, Giulio? Tre attaccati gli ho dato. No, sì? Nel senso, io credo che non si dica un'eresia, no? Allora tiriamo fuori il discorso relativo agli attaccanti. Probabilmente vi aspettavate di più da tutti e quattro. Cioè, se il marcatore di questa squadra è Verre, che ne ha fatti 12... Il problema è sopra gli attaccanti, qualche problema c'è da questo punto di vista. Vi aspettavate di più da tutti e quattro indistintamente. Io mi aspetto sempre tanto da tutti, quindi sì. Assolutamente, relativamente alle possibilità, perché insomma, assolutamente sì, nel senso che sicuramente un apporto maggiore di gol, sicuramente, sì. Ma fondamentalmente a livello numerico di gol non abbiamo fatto male, esatto. Complessivamente abbiamo fatto bene, perché dopo tanti anni sono tornati a segnare i centrocampisti. C'è questo dato che io dico che poi Verre non è neanche, ma Verre non si può in questo modo di giocare considerare poi un centrocampista, esatto. Che arriva questo lui, gli altri non si allargano, certo, e lui va centrale, a volte diventa lui centravanti, certo, e lui certo. Centravanti, quindi esatto. Sicuramente qualche gol è mancato, ma io credo che più che altro siano mancati i gol delle due mezze ali, perché se guardiamo un po' come si sviluppa questo modulo in altre squadre, sono mancati un po' i gol delle mezze ali, che hanno fatto benissimo per volume di corsa, per quantità, però sicuramente qualche gol in più, e ne hanno avuto poi l'occasione, lo dovevano fare. E due ne hanno fatti tre.
No, esatto. Beh, però Dragomir no. fa questo ruolo un po' lo so, è un po' più vado da Claudio no, prima io sono d'accordo sì, però, poi c'è un messaggio su Kiese le correnti di pensiero tanto anche qui dentro sono sempre state queste è la difesa o l'attacco quello che secondo me è più la difesa che ha deluso rispetto all'attacco perché bene o male comunque pur avendo caratteristiche diverse non avendo la prima punta alla Di Carmine, però i gol, bene o male, sono sempre arrivati. E nel calcio se poi vince anche 1-0, non è che è proibito, valgono sempre 3 punti se si vince 1-0. Mentre in realtà in difesa onestamente io mi aspettavo più. Se devo dire qual è il reparto che un pochino più mi ha deluso, devo dire la difesa. Sì, però questa situazione, prima Roberto Goretti ce l'ha spiegata, Claudio. Cioè, quanti gol ha preso su palla inattiva? No, no, certo. Però quando prende gol e ne prese... Qual è oggi la fase difensiva, perché sennò... Okay. Però praticamente dov'è che metterei le mani oggi per i playoff è la difesa. Però, riprendendo un po' anche quel messaggio, un difetto strutturale, utilizzando il termine che ha usato pochi istanti fa il telespettatore, c'è. Cioè, ricordiamoci che comunque stiamo giocando con terzino destro che gioca a sinistra. Questo è un dato di fatto che va sottolineato. Poi non è colpa di Goretti, insomma, due di terzini sinistri. Appurato che c'è stato il fuori programma del terzino sinistro che avevi preso esatto. E che alla fine non è quello arrivato. Quello è un difetto strutturale. Se dai 4 attaccanti ci si aspetta qualcosa di più... Ma le cose da migliorare non è che problema. Una, sono tantissime che si devono migliorare. E chiaramente, per andare a parlare di futuro, di... prossimo anno, quello dopo bisogna riuscire a tenere e a essere conservativi in tutto quello che uno ritiene positivo e che va bene, o almeno conservativi il più possibile, e poi migliorare gli aspetti che sono mancati. A cominciare da? Verre. Allora, le domande poi su Verre qui si sprecano perché arrivano messaggi, volevo riservarlo nella parte finale. Sì, però posso dire una cosa, è vero ma noi dopo domani ci stiamo giocando i playoff, la prossima stagione ci pensiamo... Ma infatti io volevo attizzare dopo. Un po' Stefano... Se andiamo in Serie A, Verre è riscattato. Cioè, che c'ha un argomento molto caro che è il Palermo, perché... Questo deferimento del Palermo potrebbe portare a un qualche punto di penalizzazione da qui alla fine della stagione, perché ci giochi il giorno prima che lo penalizzano. Io ho sollevato più volte questo discorso del Palermo in questa stagione perché lo ritengo veramente una variabile impazzita di questo campionato, come abbiamo visto anche in altre stagioni con altre squadre, ultima il Bari per capirci. Qui abbiamo assistito a 2 trattative fasulle, perché poi di fatto si sono risolte in nulla, e questa squadra continua a scommettere, oltretutto ci ha preso 6 punti in questo campionato, andiamoci a rileggere la classifica senza questa squadra. Rivediamolo un attimo, anche la classifica con Leonardo Cesaroni, perché classifica Roberto questo giustamente, essendo un addetto ai lavori, non può dirlo ed è giusto così, ma non è giusta questa cosa, è ora che la si finisca una volta per tutte, perché qui si fanno tante storie che i campionati poi finiscono e inizia il campionato post-campionato. Però, che Stefano, ti aspetti una decisione adesso? Questa è una decisione presa a luglio. Ho appunto detto la decisione adesso arriverà. Post-campionato. Questa è paradossale, che adesso arriverà. Sì, Andrea, però in questo momento non c'è dubbio, però bisogna concentrarsi su quella che è la corsa. Poi qualcosa potrebbe cambiare. Lo so, però poi certi conti si fanno dopo. Allora, mancano 3 partite decisive, abbiamo proposto la classifica, torniamoci con la regia, perché poi tra poco vedremo le prossime avversarie delle squadre pretendenti ai playoff. Prima dicevamo con Roberto Goretti, Perugia ha dominato il Lecce e non ha vinto con il Lecce, con il Palermo sono state 2 partite, insomma, partita giocata molto male lì a Palermo, in casa si poteva fare meglio, con il Benevento non ne parliamo, anche con il Benevento gli episodi vi hanno penalizzati, con il Pescara non avete mai perso, l'unica squadra sostanzialmente con cui il Perugia non ha perso, anche con lo Spezia, delle squadre che vi precedono, e questo è un dato che
deve farvi riflettere? Ma perché nell'equilibrio abbiamo fatto sempre quasi sempre degli errori individuali che ci hanno punito, che ci hanno assolutamente punito. Io credo che ve la siete giocata se le vedo tutte, le memorizzo. Con il Lecce all'andata, non vincere a Lecce è stato quasi allucinante. A Brescia abbiamo pareggiato, ma meritavamo di perdere la prima partita. Al ritorno credo che il risultato più giusto fosse il pareggio, un tempo a testa. Il Palermo, a Palermo non siamo scesi in campo, ci hanno surclassato, direi, mentre nella partita di ritorno credo che il pareggio fosse il risultato che il campo aveva sancito. A Benevento, una partita dove forse loro hanno, secondo me, meritato un pochino di più, anche se hanno segnato alla fine, e noi sull'1-1 avevamo avuto un paio di occasioni per vincere noi. Pescara all'andata, per me, più da X che la vittoria nostra, al ritorno più la vittoria nostra che da X. Verona all'andata meritavamo di vincere, abbiamo perso, al ritorno meritavamo di perdere, abbiamo perso. Spezia all'andata è stata la prima squadra che ci ha messo tatticamente in difficoltà, al ritorno abbiamo cestinata, non la valutiamo. Brescia e Verona sono state le due squadre che mi hanno convinto di più. Allora, Brescia, vabbè, si sa, è una corazzata, e anche Verona lo è, non guardiamo per un attimo la classifica, però hanno giocato, forse sono state le squadre più convincenti, sul piano proprio della qualità anche. Qualità, tanta qualità all'individuale. Il Verona, in una partita non buona del Perugia, a mio avviso, più per demeriti, ha fatto due tiri in porta, troppo poco secondo me. Una delle due partite che secondo me ha sbagliato il nostro allenatore, che peraltro ha fatto molto bene, perché col Verona schierò Kingsley. Come punta, se vi ricordate, e quello seconda punta, fu un errore secondo me, ma ripeto, come ha detto giustamente Roberto, va tutto inquadrato nell'arco di un campionato e le prestazioni offerte sono state il più delle volte molto positive. A proposito, quell'occasione, Stefano, quella scelta non l'ho condivisa. Do spazio al telespettatore di prima, che voleva chiedere a Roberto Goretti che fine ha fatto Kingsley, ha avuto qualche problema fisico. E il giocatore Kingsley, purtroppo è stato convocato con l'Under 23 Olimpica, sì, e quindi siamo stati obbligati a mandarlo. È stato 10 giorni in vacanza al paese suo, e è tornato con non si sentiva mai bene, non stava mai bene, non so se ha preso qualche virus, qualcosa a livello intestinale. In quest'ultima settimana, sinceramente, gli allenamenti mi sembra che stia tornando. Roberto, quindi, scusami, è un caso che la classifica, mai come quest'anno, perché non è mai detto, rispecchia quasi perfettamente, a parte un'eccezione, quella che poi è la classifica marcatori di questo campionato? Ma è sempre un po' più o meno così, I gol negli ultimi anni, con 65-70 gol si va su diretti, con 55 circa vai ai play-off. Uno è più facile trovare con i gol le posizioni, con i gol fatti, che con quelli subiti. E con i bomber, perché e con i bomber, se vai a vedere la mantia, però scusa Giulio, ma all'inizio dell'anno avresti preso la mantia o Melchiorri? È più forte la mantia o Melchiorri? Ma Melchiorri come qualità di giocatore a livello individuale è poi Melchiorri forte, se non sta bene nel giro di ritorno è chiaro che manca 10 partite. Melchiorri, dire che si altro gli equilibri, 15-20 cross a partita. Il Lecce ha quella tipologia di gioco, noi non abbiamo grandi colpitori grandi colpitori di testa. Poi chiaramente l'allenatore che da sarto, diciamo, da buon sarto, a seconda dei giocatori che ha, cerca di metterli con il suo modo di giocare nelle migliori condizioni possibili. Però capiamo più che mai stasera che con un terzino sinistro di ruolo, un terzino sinistro che avrebbe garantito forse più cross, insomma un po' più di qualità in fase di proposta, forse sarebbe stato un campionato diverso. Ma io però dico una cosa, che Mazzocchi a sinistra Mazzocchi sta facendo bene, un periodo soprattutto molto bene. Poi è chiaro che per arrivare sul fondo chiaramente poi a livello di cross con il sinistro è sempre un tempo di chiaramente c'è un meno da quel punto di vista. Hanno avuto invece più difficoltà Felicioli e Falasco, questo è un dato che oggettivo, che forse non si aspettava neanche Goretti. Insomma, ma tutti io e due credo, così utilizzati. Io credo che Falasco sia corrente alternata, abbia delle qualità, anche se uno lo scompone, delle qualità importanti, di giocatore importante. Quindi manca di una buona deve migliorare a livello di mentalità, di atteggiamento in campo, di attenzione. Sicuramente ha tante cose da migliorare. Noi siamo abituati a
frullare velocemente i giocatori, come dicevo prima. Invece bisogna, a volte bisogna avere la capacità di aspettare i giocatori. Se uno guarda le grandi società come fanno in Serie A, dovrebbe avere la pazienza, a volte la calma, nel momento in cui crede e valuta un giocatore, un ragazzo in gamba, applicato, intelligente, giusto. Bisogna anche a volte anche avere pazienza, ma pazienza vuol dire anche aspettare un anno e mezzo a volte. Prima di andare in pubblicità con la regia, la domanda di Andrea, poi il discorso gli impegni sul Palermo era non per fare polemica sterile dopo 8 mesi di quello che abbiamo visto, ma era perché il Palermo dovrà giocare con Spezia e Cittadella. Quindi un'eventuale penalizzazione in questo momento sarebbe assurda dal punto di vista, cioè una presa in giro per tutti quello che è successo durante questa stagione e questa iscrizione che una squadra con 50 milioni di debito, qualcuno ce la dovrebbe spiegare. Certo, falsi campionati. Ma soprattutto che probabilmente per mettere in difficoltà. Io penso che comunque bisogna andare oltre, mi sembra che... No, no, certo, il Perugia con 6 punti va ai play-off. Da quest'estate poi si è cercato di... in maniera un po' anche irruenta, ma di cambiare un po' strategia a livello di Lega, di cominciare un percorso di rigidità, di selezione. Io credo che nel giro di un paio d'anni arriverà... Sì, ma non mi portate allora un campionato a 19 squadre, mi tenete dentro il Palermo, perché sennò sì, però è una barzelletta. Sì, è una contraddizione. Adesso Santo Padre mi amerà, però... Scusa. No, ma no, la contraddizione è che ci sia il Palermo che fa quello che vuole. Cioè la C, abbiamo eliminato la C2, poi scappò in materia il proprio Cenza, che è uno scandalo, cioè a livello del Palermo. Allora io direi di tornare, però visto che prima Andrea Franceschini parlava di 6 punti che sarebbero necessari e dovrebbero bastare per il playoff, andiamo con la regia sui prossimi impegni, queste 3 partite della corsa playoff e quindi delle rivali playoff del Perugia. Ecco qui il cartello. Allora, il Perugia ha 2 partite interne, una in trasferta e c'è lo scontro diretto sia con il Cittadella che con la Cremonese. Vedremo però nell'ultima giornata con quali punteggi si affronteranno Perugia e Cremonese. Il Cittadella sulla carta ha un calendario non facile. Il Verona deve migliorare la sua posizione playoff. Poi è chiaro, per il Palermo valgono i discorsi che dicevamo prima. Il Palermo punta almeno al secondo posto. Per lo Spezia lo stesso discorso, non mi sembra tanto facile il percorso. Il Crotone deve sbrigare la pratica salvezza ed è una squadra in gran forma adesso, la squadra di Stroppa, e il Lecce vuole blindare la Serie A diretta, e c'è anche il Palermo. Roberto Goretti, 6 punti bastano per andare in queste 3 partite ai playoff? Io penso che noi dobbiamo fare poche tabelle, dobbiamo fare il più possibile, soprattutto in casa dobbiamo fare tanti punti. Se fai e io credo casa, che l'ultima partita sarà comunque sia decisiva, se qualsiasi cosa facciamo prima sarà la partita decisiva. Quindi l'importante davvero è invertire il trend casalingo. Giulio, con 6 punti c'è la matematica. Con sei punti in casa. Paola? Bisogna cambiare le cose a Curi. Questo è un dato. Ma dobbiamo riscattare la partita contro la Cremonese dell'andata, che insomma è stata una debacle del Perugia, no? È stata una chiusura del girone di andata assolutamente negativo. Intanto c'è il Cittadella con il Perugia che deve fare a meno di 2 pedine importanti del suo gioco, che sono intanto Ghiomber e Carraro. Insomma, già sono 2 pensieri grandi, penso, per Nesta da dover sostituire, no? Immagino. Dovremmo chiederlo a Nesta, chiaramente. Ma io, se posso dire una cosa, secondo me questa faccenda del Palermo che ha detto Andrea diventa veramente decisiva in queste ultime 3 partite. Se guardate la tabella che è stata inquadrata prima, il Palermo praticamente gioca con tutte le domeniche con una squadra coinvolta in questa bagarre per l'ammissione ai play-off. E laddove ci fossero delle decisioni, che sicuramente non faranno in tempo ad arrivare per lo Spezia con cui si gioca dopodomani, ma potrebbero davvero creare, oltre il danno, la beffa di falsare il campionato nel momento in cui si arriva... Il campionato è falsato dall'iscrizione. Cioè, su questo non c'è dubbio, me sfondi una porta aperta, ma intendo dire, Claudio, il vero discorso è che ora, mancando 2 partite dopo quella di dopodomani, diventa ancora... più fasulla tutta questa cosa. Detto questo, secondo me
fare calcoli e tabelle è difficilissimo, sì, perché il campionato di quest'anno ci ha insegnato che può succedere sempre di tutto. Siamo ogni partita, l'unica squadra delle 5 che ha due partite in casa, le altre 4 ce l'hanno due fuori e uno dentro. Sì. Verrebbe da dire purtroppo. Ecco, attenzione, cioè sulla carta è vero che giochi in casa, però per quello che hai fatto vedere finora, nulla. Vabbè, oh. Poi soprattutto in Serie B, Claudio, sì certo, poi tutto può cambiare. Intanto giocare... ricordava sta cosa di Francesco, vabbè, pensiamo ragazzi, a vincere questa, vero Roberto? Giocare in casa è un vantaggio, sempre un vantaggio, a parte i numeri di questo giro di ritorno che sono stati pessimi, ma quelli ce li dimentichiamo perché ormai è roba passata. Io credo che avere la forza, l'opportunità di giocare sul tuo campo col tuo pubblico, che comunque sia, ha sempre dimostrato, nonostante tante sconfitte, di star lì e di spingerti fino al 95esimo. Quindi a proposito della tifoseria e della curva, ci scrive proprio un abbonato in curva che chiede a Goretti quando copriranno la curva. Goretti un po' rispondere anche a questa cosa, a questa domanda. L'impegno c'è da parte della società e i tanti contatti col comune per mettere mano al Curi, però insomma, purtroppo su questo... Per quello che posso vedere io dal mio posticino, posso dire che sia il Perugia che il comune hanno tanta buona volontà. Ma manca solo una cosa. Ma c'è un impegno economico che secondo me le due parti da sole non riescono. Ad oggi non possono fare, insomma, ecco non è ancora facile purtroppo attuare delle intenzioni che poi sono largamente condivise. Avete lavorato molto, ci sono stati tanti contatti con il comune di Perugia, l'intenzione è quella di regalare uno stadio, ma almeno iniziare dalla copertura in curva. Giulio, ma, insomma, sono dei passaggi, come ti ho detto, ho detto prima, il percorso e le potenzialità del Perugia sono secondo me tantissime. E bisogna lavorare, ci vuole tempo, bisogna pensare non solo alla prossima stagione, ma bisogna pensare al futuro, no? E a pianificare quello che può essere il Perugia ideale. E sicuramente nel Perugia ideale c'è lo stadio nuovo, ma è un percorso lungo dove bisogna coinvolgere più figure possibili, ma anche imprenditori della città, pensare a quasi una nuova Pian di Massiana 360 gradi, che non so, coinvolgere anche la parte del volley, fare un qualcosa di comune, no? Comune, non il del comune, ma di comune con quelle. Io credo che chi ha pianificato Pian di Massiano ai tempi della prima espansione di Perugia è stato un visionario, no? E ce ne vorrebbe un altro però che la ripensa in maniera definitiva bene e con l'aiuto di imprenditori anche nostri, no? Beh, è una risposta che si mettono insieme, non è importante, penso che possa essere... Insomma, le forze economiche della città dovrebbero e potrebbero essere, anzi no, sono sicuramente decisive sotto questo aspetto. Io penso di sì, penso che ci voglia la buona volontà e l'impegno di tutti. Eh sì, considerazioni che sono facilmente condivisibili, vero Paolo? Beh, sì, assolutamente. Ci vogliono investimenti. Dello sport, no? Eh sì. Il supporto della città, intendiamo le forze economiche, quelle importanti della città, sono fondamentali quando bisogna fare un passo del genere. Allora, abbiamo sviluppato tutti i particolari possibili di questa fase della stagione del Perugia. Adesso ci fermiamo con la pubblicità, poi il finale di Grifo Stadium con il direttore tecnico del Perugia Calcio, Roberto Goretti, ai nostri studi. A Casale di Montefalco, tra i filari del Sagrantino, sorge la Cantina Le Cimate, un'azienda moderna in una terra antica. L'arte del vino è un talento unico, capace di trasformare in una goccia la vocazione di una terra. La famiglia Bartoloni ha raccolto la sapienza di 3 generazioni per dare vita ad un connubio di tradizione, modernità e innovazione tecnologica. Visitare la cantina sarà ogni giorno un'esperienza piacevolissima, grazie anche all'ampia e accogliente sala degustazioni. La Cantina Le Cimate. Percezioni sublimi. Il buon dolce, l'arte della pasticceria, dove trovi genuinità, freschezza, qualità per le tue occasioni speciali. Matrimoni, catering, battesimi, feste di laurea, comunioni.
Il buon dolce con la professionalità del pasticcere Alessio Peruzzi ti aspetta a Perugia Santa Sabina in via Guido Rossa 31. Il buon dolce, l'arte della pasticceria. L'Istituto Enrico Fermi di Perugia ha ampliato la sua offerta formativa con l'Istituto per l'Enogastronomia e i Servizi Alberghieri, mettendo a disposizione laboratori attrezzati e all'avanguardia. Ferramenta Lopez, grazie al suo staff qualificato e cortese, è il punto di riferimento per la duplicazione di chiavi per auto e moto. Radiocomandi per cancelli, sostituzione di serrature. Servizio di riparazione e montaggio avvolgibili. Ferramenta Lopez, la tua ferramenta vicino a te. Ci trovi in via Sette Valli 121, Perugia. Forti Infissi, eccellenza italiana nei serramenti, produce finestre in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione, nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia. Finestre di altissima qualità, create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico. Oggi con il 50% di incentivo fiscale. Vieni a vedere i prodotti Forti Infissi nello showroom di Perugia, presso Vantaggio Casa in via Sandro Penna 39 e in quello di Foligno, presso Abita, in via Cesare Battisti 85. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con Electro Sculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330 dcddimagrimento.com. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Allora, le conclusioni di questa puntata eccezionale di Grifo Stadium con un super ospite come Roberto Goretti, che ha inventato a Perugia tanti giocatori, alcuni hanno raggiunto la nazionale, chi ha vinto, ha fatto l'impresa in Champions League. Prima Nicola Costini parlava anche di Mancini. Avete fatto delle operazioni di mercato importantissime, basti pensare a Drolet. Qual è quella che ha più soddisfatto, che è rimasta nel cuore di Roberto Goretti? Le operazioni in uscita che comunque hanno permesso alla società di crearsi Abbiamo fatto alcune buone, alcune non buone, secondo me per timing, quindi anche lì c'è quella buona e quella meno buona. Sicuramente, se devo dire la più buona, sicuramente Magnani, perché in 4 mesi abbiamo preso un giocatore, un ragazzo della Serie C, l'abbiamo rivenduto in Serie A, quindi con una plusvalenza importante. Io penso che da questo punto di vista, in questi ultimi 3 anni, probabilmente siamo la squadra in Serie B che è rimasta solo in Serie B, perché quando vai in Serie A chiaramente i valori poi aumentano molto. Con le plusvalenze più importanti. Che ha fatto più plusvalenze. E a proposito, ancora devono arrivare i frutti di Mancini? Possono aumentare quelli che sono i frutti di Mancini, ma sicuramente magari quella di Mancini è stata quella un po' più affrettata. Fu la prima e probabilmente un po' quella più affrettata, dove l'Atalanta è stata veramente bravissima, perché ha preso praticamente Mancini. Discutevamo un po' col presidente se era giusto venderlo oppure no, perché ha preso Mancini a gennaio dopo che aveva fatto 6 partite, soltanto 6 partite, e in quella stagione aveva rotto prima una costola, poi si era stirato, poi si era fatto male al ginocchio, quindi aveva avuto una stagione tribolata, e l'Atalanta era stata formidabile, perché è venuta a vedere Mancini in allenamento e hanno fiutato che poteva essere un giocatore molto importante, sono stati veramente bravi.
Prima Andrea Franceschini ha toccato un tasto secondo me molto importante. Qualcuno pensa che il Perugia possa andare ai playoff e poi avere questa situazione di fragilità emersa anche l'anno scorso quando si piazzò ottava e quindi affrontò i playoff con la prima gara in trasferta, un solo risultato a disposizione. Tutti questi anni di Serie B hanno logorato un po' Roberto Coretti e un po' meno quella voglia di sognare ancora? Qualcosa è cambiato? Ma c'è sempre la voglia di riuscire a fare qualcosa di veramente importante, non facile, molto difficile, ma sicuramente c'è la voglia e il desiderio di non arrendersi. Poi ogni anno è difficile, come dicevo prima, le sconfitte fanno male, perché quando si perde lo stomaco brucia, quindi le sconfitte sono dure da digerire, ma all'interno ognuno le vive un po' alla sua maniera, no? Cioè, Nesta penso che per un giorno e mezzo non parla con nessuno, quindi ognuno vive la sconfitta tra l'abbastanza male e il molto male, fondamentalmente. Però fa parte dello sport. C'era un allenatore che ho avuto, che è stato pure qui a Perugia, che era Carletto Mazzone, che diceva che solo chi ha assaporato la sconfitta può capire quanto è bello vincere. E quindi il nostro obiettivo rimane non facile, rimane quello di vincere. Allora, per vincere ovviamente bisogna anche cercare di tenere i giocatori migliori, chiaramente ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo fatto anche con il diretto interessato, vi proporremo la settimana prossima un'intervista in esclusiva proprio con Valerio Verre. Non dipende naturalmente solo dal Perugia, ma da altre componenti che si chiamano Sampdoria e dello stesso giocatore. È vero, forse è prematuro parlarne adesso, però nella testa di Goretti, della società, insomma, c'è l'intenzione di fare un tentativo concreto per dare ai tifosi, per permettere ai tifosi di puntare su un campione, su un vero campione di questa categoria, un giocatore che è praticamente molto al di sopra della media. Io ti faccio quella che è il mio schema mentale ad oggi, no? Vediamo quello come finisce questa stagione, che comunque è un aspetto determinante, anche perché se andiamo in Serie A il riscatto è obbligatorio, quindi Valerio sarà un giocatore nostro al 100%, ma se non dovesse essere, penso che come schema, nel momento in cui ci fosse la possibilità di continuare con Nesta allenatore, credo che Verre sia indubbiamente e per logica di cose un obiettivo principale. Su cui lavorerete con grande concretezza. Perché ha dimostrato che in questo modo di giocare è un giocatore straordinario. Però credo che Valerio sia innanzitutto da lasciare in pace, vivere al massimo questo finale di campionato, e poi sarà lui che deve dare il primo input. Quindi molto sarà anche legato alla conferma o meno di Nesta? Io credo che questo come aspetto, come primo aspetto, e poi la decisione di Valerio, perché Valerio è determinante in questa cosa, indubbiamente deve sentirsi, nel caso arriviamo in pratica ad un certo punto, è lui che deve sentirsi il desiderio, il fuoco di rimanere a Perugia, di essere leader, di essere un giocatore determinante, di essere il simbolo di un modo di giocare, perché anche la partita di Spezia ha dimostrato che per questo tipo di gioco, per questa squadra, per la nostra squadra, è un giocatore imprescindibile. Il mister, anche per prima della partita, mi ha detto che aveva fatto quella scelta per cercare un po' di preservarlo, perché non era al massimo. Insomma, anche Valerio era d'accordo con lui, insomma, wow. È stata una decisione quasi, diciamo, presa da loro due insieme, quindi credo che sarà una cosa che si vedrà e che si svilupperà poi più avanti. Però se rimane Nesta si può lavorare con più facilità sull'obiettivo? Ma non dico che si può lavorare più, però il gioco di Nesta, Verre, sono due cose, penso che sono di soli. Sono due cose che si sono trovate bene insieme, diciamo. Si sono sposate bene.
Allora, Stefano, hai sentito quindi, insomma, su Verre è tutto da decidere, ma scontato che vada via, lasciamo perdere il discorso promozione, che poi chiaramente in caso di promozione è tutto automatico. Sono tutti discorsi giusti, sì. E che ovviamente approfittando della presenza di Roberto vanno fatti, però credo che tutti quanti dobbiamo essere concentrati sul fatto che dopodomani ci giochiamo veramente una partita fondamentale per dare un senso a questa stagione, e credo che questo abbia la precedenza su tutto, e credo che Roberto sia d'accordo con me. Assolutamente sì, queste tre partite hanno la precedenza su tutte, cioè adesso si ferma il mondo per il Perugia Calcio, nel senso si ferma e non si respira fino alla partita di Perugia Cremonese, perché sarà una corsa continua e saranno tre partite che ci dicono la stagione. Prima parlavamo di bilanci, ma il bilancio, se arriviamo ai playoff, sarà veramente eccellente. Se non ci arriviamo diremo: cazzo, è stato un peccato, abbiamo fatto tanto, siamo arrivati a un certo punto e poi ci è uscito dalle mani, ma non ci voglio neanche pensare, perché abbiamo questo obiettivo, siamo ad oggi praticamente dentro all'obiettivo, perché siamo a pari punti con il Cittadella, e il Cittadella viene da noi. Se permetti, il Cittadella che viene a Perugia, io sarei preoccupato se fossi nel Cittadella. E quindi siamo, come diceva Stefano, dobbiamo essere concentrati. Io oggi ho parlato un po' anche con la squadra, con il mister. Ieri sera, sentendo l'intervista di Max di Allegri, a che tempo che fa, ha detto che vince i campionati perché ha campioni importanti, ma più che campioni come calciatori sono uomini, ragazzi che hanno grande cuore, grande passione, come hanno dimostrato anche i nostri giocatori, io credo, l'hanno dimostrata già nel girone d'andata, e hanno anche un terzo aspetto molto importante, ha una feroce determinazione ad ottenere l'obiettivo, a raggiungere l'obiettivo, ecco, questa è l'aspetto che ho voluto sottolineare oggi. Ragazzi, dobbiamo dimostrare che abbiamo una feroce determinazione a raggiungere l'obiettivo. Non ci deve far paura niente e nessuno. Dobbiamo dimostrare che noi andiamo dritti, che abbiamo un obiettivo. Il nostro obiettivo oggi è chiarissimo: arrivare dentro i playoff. Poi andiamo a giocarci con chiunque la nostra opportunità, perché siamo liberi di testa, perché abbiamo possibilità in una partita secca, avendo grandi qualità individuali, secondo me, in alcuni ruoli, abbiamo la possibilità di vincere con chiunque. Certo, poi se ci arriviamo e facciamo, come abbiamo dimostrato in questa stagione, la solita cazzatina in fase difensiva, è più dura. Roberto, a proposito di difesa, ma quanto siete preoccupati a giocarvi questa gara senza due giocatori che hanno commesso errori? Questo sì, ne sa qualcosa Claudio, spesso l'ha criticato, purtroppo di errori ne ha commessi forse troppi per il profilo, come Gionberg e Cremonesi, che Cremonesi non dovrebbe recuperare, quindi a questo punto la scelta, insomma, si restringe, quindi probabilmente ci sarà la coppia degli amici Sgarbi, che è stato importantissimo. Il mister non è assolutamente preoccupato, quindi se non è preoccupato lui non è preoccupato nessuno, assolutamente, l'ho visto molto grande carico, fiducia molto sereno nei giovani, sì. E agli amici Sgarbi. A proposito, ti chiedevo che atteggiamento ti aspetti dal Cittadella. Il Cittadella è sempre lo stesso, una squadra super aggressiva che difende andando in avanti, quindi una squadra quando la devi affrontare dici porca puttana c'è il Cittadella, quindi sai che è una partita di intensità medio-alta per quello che è la Serie B, e quindi bisogna essere pronti a questo tipo di partita, bisogna essere preparati dal primo minuto e pareggiare almeno la loro intensità, e poi ce la giocheremo da una parte sull'attenzione e da una parte sulla qualità. Altri messaggi sui playoff, chiede un tifoso, vabbè, un messaggio un po' provocatorio, state parlando tanto dei playoff, ma per fare che cosa? Quindi insomma, noi non condividiamo, noi siamo ottimisti perché comunque crediamo ma in sì, una squadra ma che ha fatto gioco, l'atteggiamento, fatto l'atteggiamento disfattista è l'atteggiamento più normale, tutti. No? È l'atteggiamento quasi più normale, quindi uno non ci deve, gli deve entrare un orecchio e uscire dall'altra, ripeto, perché chi gioca, chi deve credere in un obiettivo, quindi quello che dice il tifoso o lo spettatore
non deve essere molto influente, perché il suo cervello, il suo obiettivo deve essere dritto, deve essere quello. Il disfattismo è normale, perché nel calcio si perde più che si vince. La sconfitta è, se Maldini ha detto alla fine della carriera ho perso più che vinto, e l'ha detto Maldini, ci sarà un perché. Perché negli ultimi 2-3 anni, ci scrivono tra i spettatori, la squadra ha sempre sofferto mentalmente le partite? Perché le nostre ultime squadre non reggono mentalmente? Questa è una domanda. Questo è stato un aspetto nelle partite decisive, quelle a volte del salto di qualità, oppure decisive dei playoff, perché io da quando faccio il direttore non ho vinto, probabilmente, anzi sicuramente è una colpa anche mia, una mancanza della società, e non abbiamo vinto una partita ai playoff. E quindi questo è un cruccio, è un terribile. Abbiamo fatto 6 partite, 4 pareggi e 2 sconfitte, vado a un po' a spanne, posso anche sbagliare, ma sicuramente non abbiamo vinto, sicuramente siamo a 0 vittorie, quindi io ce l'abbiamo tutti un po' qui. Questa è l'occasione per sfatare Giulio. Non diciamo niente. Discorso sì, che facevi. Ancora un minuto, perché poi diamo la linea a Mimì Mazzetti, un'intervista straordinaria con quello che con dicono i tifosi, no? Sì. Comunque che aleggia nell'ambiente, il giocatore dovrebbe essere impermeabile a tutto questo. Il presidente spesso interviene anche sul discorso di quello che pensano, di quello che dicono, di quello che scrivono magari i tifosi. Tu che vivi anche lo spogliatoio, questi ragazzi molto social, molto più vicini al tifoso rispetto a 20 anni fa, 15 anni fa, quando non c'erano anche questi mezzi di comunicazione, ne risentono secondo te? Ma questo è un aspetto che inevitabilmente condiziona un po' tutte le squadre, no? Dipende sempre dalla testa del giocatore, ma anche dal suo modo di affrontare la vita sportiva, la sua attività. Cioè c'è quello che se ne frega e che non legge, non fa, non guarda, e se io posso consigliare, dare un consiglio a loro, io mi isolerei da queste situazioni, da questi aspetti. Io per quanto riguarda il mio lavoro sinceramente lo faccio, nel senso che io mi azzero quasi totalmente da forum, giornali, trasmissioni locali. Mi azzero quasi totalmente, perché io credo che un dirigente deve ragionare con la sua testa, e questi possono essere, per quanto uno possa essere indipendente o forte, sempre dei condizionamenti. Io credo che è giusto che uno ragioni in maniera con la testa pulita. Mi piace molto invece guardare quello che succede nelle altre società, magari anche che sono in Serie A, perché poi alla fine le dinamiche, come vengono affrontate, sono identiche. Quindi voglio imparare da quelle per cercare di portarle dove lavoro, in pratica. Allora, ci chiedono un altro spettatore se la squadra può dare di più. Sempre si può. Assolutamente. Come dicevano i tre. Tutti possiamo dare di più, anche noi. Allora, intervista straordinaria di Mimì Mazzetti. Abbiamo preso qualche minuto in più, ma era importante davvero sviluppare tutti i particolari della stagione del Perugia a 3 giornate dalla fine del campionato. Il Perugia si gioca l'accesso ai playoff, e speriamo che possano essere eventualmente dei playoff diversi, ce lo auguriamo tutti. Mimì Mazzetti con Salvatore Bagni, intervistato proprio oggi nei nostri studi. Prima di dare la linea a Mimì Mazzetti, rivedrete questa intervista, così come rivedrete anche l'intervento di Roberto Goretti più volte nel corso della settimana su canale 12 di TAF Channel. Un ultimissimo giro di domande secche a Roberto Goretti, parto da Luca Rutini, velocissimi. Ci sono 3 step, queste 3 finali, i playoff e il futuro. A me è piaciuto molto il discorso di Roberto quando parlava proprio di futuro, inteso come il sogno un po' di consolidare un gruppo anche di 7-8 giocatori e di costruire intorno tutto il resto. È possibile, pur facendo, perché è necessario, scopriamo l'acqua calda, trading? Sì, secondo me sì, è possibile. Andrea Franceschini. Suliamo un po' dalla tensione dell'oggi, insomma. L'acquisto che non avresti fatto.
No, no, non di questo anno. Non prendi troppo. Qualcuno dopo una settimana lo rimanderei con l'aereo, lo lancerei. Purtroppo il giocatore lo pesi, lo vedi solo proprio quando ce l'hai. Ne dico uno che poverino, tanto non sei, anzi no, non lo dico, ma che è meglio. Un attaccante qualche anno fa lo avrei... Vabbè, adesso c'è incuriosito. Dopo tre giorni è andato a stoppare il pallone, al primo allenamento è andato a stoppare il pallone, poi è andato a stoppare di piatto con l'esterno, poi si è girato tutto per fare uno scarico. Beh, adesso ce lo puoi dire. Lo avrei... No, perché... No, dopo la descrizione del gesto direi che non gli dirò. Mi sono sentito male. Claudio Giletti, velocissimo. No, più che una domanda è una considerazione e un invito ai tifosi in questo momento di stare vicino alla squadra e di venire in massa allo stadio il 1° maggio, perché il Perugia ha bisogno di tutte le componenti che remino dalla stessa. E lo hanno fatto perché, aggiungo, hanno capito che questa squadra, come ricordava anche prima Roberto Goretti, ha dato tutto quello che poteva finora. Poi è chiaro, si può sempre migliorare. Paola. Chi è lo sportivo che porterebbe come esempio ai giovani, che esula anche dal calcio magari, uno che uno definisce lo sportivo per eccellenza? Lo sportivo per eccellenza, adesso non mi viene uno sportivo, ma sicuramente chi si impegna in maniera leale, chi è corretto, chi... No, a me che piace il tennis pensavo a un Federer, no? Perché è lo Federer sportivo è il talento e la dimostrazione che anche... Che si può cambiare per rimanere sempre al top, esatto. Anche, no? Ecco, la dimostrazione veramente che uno che inizia spaccando racchette, litigando con tutti, diventa un signore, diventa un simbolo, un esempio per tutti quanti. Stefano De Francesco? Non faccio una domanda, ma faccio una considerazione che è importante per Roberto. Io ho avuto la fortuna di vederlo più da vicino per un periodo e quello che ho notato è la sua assoluta determinazione ad essere vicino a quello che succede sempre nel campo. E questo, come dire, secondo me è anche il piccolo segreto, tra virgolette, perché segreti non ce ne sono, per il fatto che poi lui riesca a far bene il suo lavoro. Io mi auguro che anche alla fine di quest'anno, quando andremo a fare i conti della fine della stagione, tornino anche per quest'anno, dove è stato secondo me un anno di passaggio anche particolarmente difficile. E io aggiungo alla determinazione il grande amore che lega Roberto Goretti e il Perugia, da giocatore in campo che dava tutto e da dirigente, quindi questo è un dato molto molto importante da aggiungere secondo me anche a quello che hai detto, che la determinazione avviene quando hai anche tanta passione e un legame profondo con questi colori, hai una responsabilità in più, è vero Roberto, è anche una pressione notevole. È anche una fortuna da un lato, no? Ma è tutto fare il dirigente della squadra della propria città. È tutto un più o meno, no? È tutto un più o meno. Sicuramente senso di responsabilità me ne sento tanto, soprattutto d'estate. E finché non è settembre, ottobre, ci sono dei giorni che hai paura, cioè che hai... Fai fatica a dormire perché io penso, è vero, abbiamo fatto annate positive, è andato sempre bene, ma... Io credo che un dirigente, io penso di avere molto coraggio, ma un dirigente da una parte ha molto coraggio, ma dall'altra parte vive sempre con la paura di fallire una stagione. E fallire una stagione vuol dire soffrire, ma soffrire veramente molto. Molto chiaro Roberto Goretti, ci sono in bocca al lupo Roberto, grazie. Grazie davvero di averci raggiunto in questa puntata importante della stagione, perché è un momento delicatissimo per il Perugia che si gioca la stagione in 3 partite. Adesso Salvatore Bagni con Mimi Mazzetti a Marcord Grifo subito dopo la sigla. Grazie in regia Leonardo Ciceroni, grazie a Luca Figola, grazie a questo splendido parterre, Paola Costantini, Claudio Giulietti, Andrea Franceschini, Luca Rutili, Stefano De Francesco e naturalmente direttore tecnico della Perugia Roberto Goretti. Adesso Salvatore Bagni con Mimi Mazzetti.